Allora, buon pomeriggio, grazie per essere intervenuti. Io sono Stefano Brancaccio, faccio parte del team di asset management del settore real estate di Cassa Depositi e Prestiti. Come lo scorso anno ho il compito di introdurre il seminario che organizziamo sulle principali iniziative di riqualificazione urbana che stiamo seguendo nel paese e probabilmente per iniziare può essere opportuno ribadire il fatto che il gruppo è impegnato nel settore del real estate attraverso tre livelli, tre settori di intervento. Innanzitutto a sostegno delle politiche abitative attraverso il sistema integrato dei fondi, in particolare il FIA. Nella giornata di oggi e nelle giornate precedenti ha largamente presente qui a Urban Promo. Poi a sostegno del settore del turismo attraverso i fondi del FIT, cioè del Fondo Investimenti per il Turismo, e infine nella riqualificazione urbana, cioè attraverso la valorizzazione e la dismissione di una serie di immobili che hanno terminato la loro originaria funzione pubblica e che nel tempo il gruppo, attraverso diverse società, in particolare la CDP Immobiliare SGR e la CDP Immobiliare SRL, ha acquisito dallo Stato o da enti territoriali. In questo seminario, in questa iniziativa, ci occuperemo di questa ultima attività, cioè dei progetti di riqualificazione di immobili ex pubblici e lo facciamo con gli interventi di Simone Di Gennaro che ha la responsabilità delle attività di asset management e di development sia per la SGR che per la SRL e che interverrà da remoto, cioè dai nostri uffici di Roma. Con Donato Piscoglio, che invece è qui presente, e anche lui, sia per l'SGR sia per l'SRL, ha la responsabilità di attività di transaction. E questi sono due interventi che sono focalizzati sulla nostra attività specifica. Poi abbiamo ritenuto di allargare la prospettiva chiedendo a Francesca Zinnerstein, direttore generale di Scenari Immobiliari, di fare una relazione sulle dinamiche immobiliari in corso, focalizzata il più possibile sugli interventi di riqualificazione urbana e in tale ambito soprattutto sul ruolo che il settore residenziale sta svolgendo. E dopo questa prospettiva allargata, invece con un movimento inverso, non so come dire, un carotaggio, una zoomata più ravvicinata su alcuni progetti, in particolare a Bologna, e lo facciamo con la collega Alessia, scusate, mi stavo strozzando. Alessia Caprera, anche lei che si occupa di tutti i progetti della regione Emilia-Romagna, e il professor Martino Tattara dello studio Dogma di Bruxelles, anche lui da remoto, e che ecco lo vedo, e che presenterà il progetto del Compendio Sani, sempre a Bologna. Giusto, mi piace ricordare che è stato all'incarico della progettazione urbanistica di dettaglio ed è stato selezionato il suo progetto e naturalmente il suo studio attraverso un concorso di progettazione di alcuni anni fa. Lascio quindi subito la parola a Simone Di Gennaro, al cui chiedo di svolgere la prima relazione, in particolare di dare conto, sullo stato di avanzamento dei progetti principali che abbiamo tutti già illustrati nel dettaglio nelle passate edizioni di Urban Promo. Grazie, Simone. Ciao Stefano, ciao, buonasera a tutti. Attento. Mi sentite? Spero che il collegamento sia di una buona qualità. Allora, innanzitutto No, partirei qua, da. quando arrivi tu. Sì, Stefano, non so se mi sentite. Benissimo. Ah, ok, perfetto. Quindi di nuovo buonasera a tutti. Allora, innanzitutto partirei da un aspetto che esula un attimo dall'intervento in sé per sé, però forse aiuta qualcuno a capire meglio come è strutturata l'immobiliare di CDP. L'ho detto anche l'altro giorno in apertura della manifestazione, CDP sostanzialmente l'anima immobiliare si regge su tre gambe che sono SGR, SRL e Fintecna. Per quanto riguarda Fintecna c'è
sostanzialmente un processo di un'attività da parte nostra di supporto alla dismissione del portafoglio immobiliare della Fintecna ed è un'attività che svolge principalmente il collega Donato. Per quanto riguarda invece SGR ed SRL, che hai citato prima anche tu, ma per chi magari non frequenta quotidianamente i nostri uffici poteva sembrare qualcosa un po' di difficile da interpretare, sono due anime operative distinte dell'immobiliare, una la SGR che opera attraverso l'istituzione e la gestione dei fondi immobiliari, nello specifico il FIV di cui ho la responsabilità, il FIT che è il Fondo per gli investimenti sul turismo e il FIA che hai citato anche tu e che abbiamo citato in apertura di Urban Promo, che è il fondo che investe nell'abitare sostenibile e che ha realizzato ad oggi diverse migliaia di alloggi, realizzati migliaia di alloggi su diverse centinaia di interventi per tramite di 9 SGR selezionate sul territorio nazionale. E poi c'è la SRL che gestisce il patrimonio diretto della cassa, all'interno della quale poi le attività possono essere di rivalorizzazione e volte poi alla dismissione dell'asset oppure di dismissione SIS oppure ancora di progetti di rigenerazione urbana. La parte che riguarda la valorizzazione e la dismissione degli asset riguarda l'intervento che poi farà Donato. Io in questo intervento andrò a fare un focus su quelli che sono i progetti di riqualificazione urbana. Riqualificazione urbana, se riesco a passare alla slide successiva. Allora, riqualificazione urbana che è un tema estremamente, diciamo, di attualità. In primis perché c'è una necessità di questi interventi da parte delle città, nel senso che abbiamo degli immobili all'interno di queste città che hanno bisogno di essere reinventati, di essere, diciamo così, reinseriti e reintegrati all'interno del tessuto urbano consolidato. In alcuni casi sono degli strappi, come li definiamo noi spesso degli strappi all'interno delle città che vanno ricuciti e vanno riempiti di contenuti, contenuti che abbiano poi dei valori importanti in termini di socialità, in termini di ecosostenibilità. La riqualificazione urbana è un tema molto importante perché fa parte anche e intercetta delle risorse del PNRR e anche in questo va citato, diciamo così, l'intervento e la collaborazione che CDP sta fornendo alle, diciamo così, alle funzioni dello Stato centrale al fine di individuare e sostenere e implementare una serie di progetti. Per quanto riguarda invece ciò che è riqualificazione urbana già implementata, noi attualmente gestiamo un portafoglio di 1,6 billion che prospetticamente sarà interessato da una serie di trasformazioni che renderanno questo portafoglio prevalentemente ad uso residenziale. Quindi una rigenerazione urbana in chiave residenziale volta a massimizzare questo tipo di intervento. Questo portafoglio riguarda per 1 billion in particolare gli interventi di rigenerazione che vi stavo citando, quindi che sono immobili da valorizzare con iter amministrativi complessi, articolati, che vedono l'intervento di più stakeholders. Quando dico più stakeholders intendo sia soggetti pubblici che soggetti privati. Parlando di grandi interventi con delle scale dimensionali importanti, ci sono anche sostanzialmente coinvolti soggetti pubblici come le amministrazioni centrali, locali, le sovrintendenze, una serie di enti che sono chiamati ad esprimere i loro pareri, ma anche soggetti privati che magari possono coinvestire o intervenire al fine di garantire anche la sostenibilità economica di questi interventi. È importante questo aspetto perché oltre alla funzione, diciamo così, sociale e di sostegno del territorio, che è una mission che fa parte del DNA di CDP, CDP, come abbiamo detto più volte, è un soggetto particolare perché è una testa di ponte tra il pubblico e il privato. Quindi deve effettuare interventi che abbiano, nella sua mission, che abbiano una ricaduta positiva sul territorio e che siano a sostegno del territorio, a sostegno della creazione di nuovi posti di lavoro, a sostegno della creazione di nuove
diciamo, di rispondere a un fabbisogno abitativo sostenibile, ma anche che abbiano una fattibilità e una sostenibilità economica perché devono remunerare il capitale di cui noi siamo sostanzialmente detentori, custodi e investitori. La rigenerazione, i progetti di rigenerazione urbana sono progetti complessi perché sono progetti che riguardano molte fattispecie di un intervento e de che devono avere al loro interno, per essere configurati come tali, una serie di fattori che sono l'incrementare la qualità e la quantità di spazi verdi, il fatto di dotare di questi nuovi interventi di una serie di funzioni che si amalgamano bene all'interno di una. Lo stesso intervento, quindi funzioni residenziali, ma residenziali con tante sfumature e con tante connotazioni diverse, perché può essere un residenziale sostenibile, può essere uno student housing, può essere un senior housing, quindi le varie declinazioni del residenziale volte a rispondere alle esigenze delle città e alle esigenze di quel territorio, integrando poi anche aree commerciali. Ma aree commerciali che possono essere di medie e larghe dimensioni, ma anche di dettaglio, anche a volte interventi che prevedono l'insediamento di aree artigianali per sostenere anche e rendere, mettere a disposizione dell'artigianato degli spazi all'interno delle città e all'interno delle aree urbane. E poi creazione, diciamo così, di comunità smart, ovvero dove ci sia anche forte una possibilità di integrazione anche, diciamo così, da un punto di vista delle dotazioni informatiche e delle dotazioni, diciamo, di gestione intelligente delle unità abitative. Poi, detto questo, che sono un po', come posso dire, il profilo standard di un intervento di rigenerazione urbana e che sono i connotati e gli ingredienti che devono far parte di un intervento affinché si possa qualificare come intervento di rigenerazione urbana, quindi sostenibilità, community, sostegno della cultura, sostegno del territorio, risposta a un fabbisogno specifico, ricucire il tessuto urbano affinché sia quanto più omogeneo, evitare il consumo di nuovo suolo andando a recuperare tutto ciò che è l'esistente. Fatti fermi questi connotati standard, andiamo a vedere rapidamente una serie di interventi che CDP sta portando avanti e che riguardano interventi diretti, quindi del patrimonio disponibile, che poi siano all'interno dei fondi immobiliari che gestiamo o diciamo della SRL, come ho spiegato prima, quando ho spiegato le nostre tre gambe immobiliari, cambia poco. Allora, il primo è uno sicuramente degli interventi più ambiziosi che tra l'altro sta seguendo Stefano, su cui ha speso molto, molto tempo e molte energie da un punto di vista della valorizzazione urbanistica e amministrativa, è il recupero dell'ex caserma Guido Reni, un intervento che prevede una serie di stakeholders coinvolti, quindi come dicevo prima ci sono le amministrazioni locali, c'è la Regione Lazio, c'è il Comune di Roma, ci sono una serie di comitati e organizzazioni di quartiere che sono soggetti con cui è necessario avere un dialogo costante affinché si evitino momenti di tensione che possono poi ripercuotersi sul buon esito del progetto. E una serie di potenziali investitori con cui stiamo dialogando già da diverso tempo, che possono essere poi italiani o esteri, che possono essere poi dei co-investitori di equity o possono essere dei partner industriali che quindi co-investono mettendo anche a disposizione il loro knowledge specifico sugli interventi di sviluppo immobiliare, soprattutto per interventi come questo, come la Caserma Guido Reni, dove c'è un alto livello di complessità e dove avere un track record specifico in interventi di sviluppo è sicuramente un valore aggiunto. È un intervento importante, non tanto e non solo, perlomeno per quella che è la scala dimensionale, ma per i contenuti che ci sono all'interno dell'intervento, perché fondamentalmente abbiamo degli spazi ricettivi, residenziali, commerciali, ma anche degli servizi pubblici, sono ben 27.000 metri quadri su una superficie edificabile privata complessiva di 45. 27.000 in più sono appunto per le funzioni pubbliche e questo è un aspetto molto importante perché va a dare a rispondere a un fabbisogno anche, come diciamo, sociale, culturale del territorio, della città.
Un altro importante intervento che abbiamo fatto e che stiamo portando avanti è quello del recupero dell'ex coreografico della Zecca dello Stato, in Piazza Verdi a Roma. Qui ci sono coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, il Comune di Roma e anche in questo caso l'Associazione di Quartiere, con le quali c'è stato anche qualche momento di tensione che poi è stato gestito, ma è stato gestito con l'inclusione, con la spiegazione, con l'illustrazione del progetto. Quindi, nel momento in cui le associazioni di quartiere hanno percepito il valore e la qualità dell'intervento che stavamo portando avanti, ne hanno in qualche modo sposato la finalità e si è riusciti a creare quel momento di amalgama con il quartiere, che è un altro aspetto fondamentale per il successo di un progetto di riqualificazione. Vado un pochino più veloce via via perché altrimenti i progetti sono tanti, rischiamo che il tempo a disposizione non sia sufficiente ad illustrarli tutti. Quindi stiamo portando anche avanti un altro progetto molto ambizioso, soprattutto perché è partito da diverso tempo ed ha avuto una storia abbastanza travagliata, che è quella della riqualificazione delle torri dell'Eur. Gli stakeholders sono sempre più o meno gli stessi, quindi sempre la Regione, il Comune, il Ministero della Cultura. La superficie lorda è di 60.000 metri quadri. In questo caso andremo a realizzare degli uffici di nuova generazione che rispondono già a una serie di esigenze e di domande che arrivano dal post-pandemic, quindi con spazi smart, con spazi aggregativi, con una serie di presidi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti degli edifici, e anche sviluppati in chiave sostenibile da un punto di vista energetico ed ambientale con la certificazione LEED. Un altro progetto molto ambizioso, molto bello che stiamo portando avanti, anche perché restituirà alla città un edificio iconico, quello dell'ex istituto geologico, per il quale completeremo gli interventi di ristrutturazione che sono già in corso da diversi mesi. In questo caso stiamo andando avanti, stiamo lavorando per individuare quello che potrà essere poi un conduttore pubblico o privato di questo edificio e nel frattempo lo stiamo recuperando e riportandolo all'antico splendore. Un edificio estremamente suggestivo e in una zona molto centrale di Roma, quindi tornerà al suo antico splendore con poi una serie di contenuti, al di là di quello che è il valore e la memoria storica dell'edificio, ma anche di sostenibilità. Visto che tutti gli interventi che facciamo, hanno tutta una certificazione quantomeno pari alla LEED Gold. Andando avanti, Palazzo degli Esami, nel quartiere Trastevere, è un edificio molto caro ai romani, in quanto si facevano una serie di esami e di concorsi all'interno di questo edificio. E in questo caso stiamo portando avanti lo studio di fattibilità per la riqualificazione in chiave uffici, con l'obiettivo poi di individuare un tenant che sia pubblico o privato per la locazione e messa a reddito di questo asset. E vado avanti sempre con un passo spedito su Via Cassia, che è un palazzetto storico su cui stiamo lavorando in chiave di, diciamo, utilizzo diretto da parte della Cassa per effettuare alcune attività legate anche alla formazione e alla didattica. Anche in questo caso è un edificio di grande sapore storico e che abbiamo in programma in animo di far tornare il suo splendore in un quartiere consolidato, urbanizzato e importante di Roma, e su cui in questi mesi stiamo definendo le linee guida per il progetto di valorizzazione. L'ex caserma Mameli è un esempio importante di quello che è un'attività che svolgiamo, che noi chiamiamo primo miglio, ovvero siccome gestiamo oggetti complessi, soprattutto quelli che abbiamo acquistato direttamente dal patrimonio dello Stato mediante le alienazioni del demanio, in questo caso erano delle caserme, che naturalmente non sono degli oggetti, diciamo così, immediatamente fruibili per il mercato, immediatamente pronti per
gli investitori. In questo caso abbiamo portato avanti un progetto, diciamo così, di valorizzazione amministrativa che si è completato da poche settimane con l'approvazione definitiva del PUA e del piano delle bonifiche, e abbiamo trasformato quelle che erano delle caserme in un potenziale intervento di riqualificazione di rigenerazione urbana che prevede degli insediamenti residenziali con una quota importante anche di social housing, di terziario e di commerciale. Questo è un intervento che immaginiamo di non sviluppare direttamente e di mettere sul mercato dopo aver completato questa attività di valorizzazione. Anche la valorizzazione amministrativa, quindi trasformare la natura degli oggetti e portarli ad essere degli oggetti pronti per il mercato, è una declinazione di quella che può essere una modalità di riqualificazione e rigenerazione urbana. Stiamo facendo lo stesso con un livello di avanzamento leggermente inferiore anche sui magazzini Italietto, che è un'altra area che gestiamo su Milano. Anche in questo caso abbiamo definito una progettualità che stiamo portando avanti per l'approvazione del piano urbanistico, e anche in questo caso poi valuteremo se una volta completato l'iter amministrativo, cederemo l'area, o se porteremo eventualmente avanti un progetto di sviluppo. Anche su Segrate non è un caso specifico di, diciamo così, riqualificazione urbana, ma di valorizzazione di un asset sicuramente. È un'attività che svolgiamo in forte commistione tra l'anima dell'asset management delle nostre società e l'anima del transaction management rappresentata da Donato, in cui sostanzialmente in tandem andiamo a definire una strategia di valorizzazione volta alla dismissione dell'asset. In questo caso c'era un'attività di master planning già svolta, abbiamo riavviato una serie di interlocuzioni con il comune, abbiamo approfondito una serie di tematiche di natura urbanistico-amministrativa e definito una serie di aspetti di natura urbanistica anche legata ad oneri concessori ed altri aspetti tecnici, in maniera tale da avere un quadro assolutamente consolidato, e avvieremo nei prossimi mesi un'attività di scouting per individuare dei potenziali investitori interessati all'acquisto di questo asset. Un progetto molto interessante che è quello anche della riqualificazione che porteremo avanti sull'ex cavallerizza di Torino. La particolarità di questo progetto, oltre alla location dell'asset e la sua bellezza, è anche il fatto che ci sono più soggetti coinvolti che oltre alle amministrazioni locali sono l'università e la Fondazione San Paolo. Nel caso specifico, la nostra porzione di progetto, perché è un progetto molto ampio, che ha avuto un iter amministrativo articolato e complesso, che abbiamo portato avanti nello specifico Stefano, anche in questo caso è stato molto bravo nel portare avanti questa attività di amministrativa per ottenere i titoli e poter procedere poi col piano di valorizzazione dell'asset. Nella nostra porzione andremo a insediare un'attività di natura turistico-ricettiva, quindi poi ci sarà tutto un processo che riguarderà l'attività di selezione degli operatori, realizzazione delle CAPEX, eccetera, eccetera, fino ad avere il prodotto, l'immobile completato, gestito e messo a reddito. Un altro intervento a Torino su cui ci misureremo nei prossimi mesi sarà il progetto di riqualificazione di un compendio immobiliare in corso Lanza, quindi sulla prima collina di Torino, una location residenziale consolidata e diciamo assolutamente di buon pregio. Un immobile molto articolato perché è sviluppato su più livelli, ma su più, diciamo, buildings, su cui stiamo predisponendo una serie di analisi e di studi di fattibilità per una riconversione in chiave residenziale, principalmente in chiave residenziale di livello, diciamo così, medio-alto. In questo caso poi la Cassa valuta se procedere con una dismissione una volta ottenuti i titoli amministrativi, quindi chiusa quella fase che, come vi dicevo, si chiama di primo miglio, e dismettere l'asset cercando di massimizzare il valore
di uscita dell'immobile. Un altro immobile iconico su Torino, dove devo dire che abbiamo diversi oggetti tutti molto belli, è il Palazzo del Lavoro. È un immobile progettato da Nervi, quindi ne ha tutte le caratteristiche connotati peculiari che lo contraddistinguono, diciamo così, lo stile nerviano. Il progetto su cui stiamo lavorando riguarda la riqualificazione in chiave commerciale di questo edificio, però mantenendone all'interno, oltre alla memoria progettuale, alla memoria architettonica, anche una serie diciamo, di funzioni che possono prescindere da quelle puramente retail, commerciali, private, ma anche una serie di funzioni che possono essere di interesse comune e diciamo sociali, in maniera tale da rendere questo edificio non solo un centro di aggregazione commerciale, ma anche un centro di aggregazione e di ritrovo culturale a disposizione dei torinesi, della città di Torino. Poi abbiamo immobili su cui facciamo sempre questo tipo di attività, quindi di, come posso dire, studio di massimizzazione del valore e di studio di valorizzazione amministrativa finalizzata appunto alla vendita, ma che hanno delle scale dimensionali un po' più contenute sulle quali probabilmente non vale la pena soffermarsi più di tanto. Comunque cito via Corte d'Appello, se non altro perché all'interno di questo asset abbiamo insediato la sede territoriale di CDP nel progetto molto ampio che riguarda una serie di sedi territoriali disposte su tutto il territorio nazionale per fare in modo che la cassa si avvicina anche ai propri al territorio. Sulle caserme di Bologna, dove abbiamo tre immobili importanti, poi ne parlerà nel dettaglio Alessia che sta seguendo questo progetto. L'unica cosa che mi sento di anticipare è che abbiamo avuto, diciamo così, la forza e il coraggio di unificare il percorso di tre oggetti complessi, come la valorizzazione di ben tre caserme, sotto un unico ombrello, sotto un unico accordo di programma, in maniera tale da, diciamo così, fare un progetto articolato, seppur disposto su tre aree della città diverse, e abbiamo riscontrato una forte apertura, un forte interesse da parte dell'amministrazione del Comune di Bologna, con cui tutt'oggi stiamo lavorando nel proseguimento di questo iter. Non vi voglio anticipare molto, ne parlerà nel proseguo Alessia, ma sono degli interventi assolutamente molto interessanti, soprattutto perché hanno tre connotazioni diverse che vanno da un residenziale, diciamo così, di maggior pregio, a un residenziale con una connotazione più social, fino a passare a, diciamo, delle connotazioni di student housing e di attività didattico-formativa. Abbiamo poi un altro progetto su cui stiamo lavorando proprio in questi giorni per la valorizzazione dell'ex manifattura tabacchi di Modena. C'è un progetto con un'amministrazione centrale, di cui in questo momento non posso ancora dare completo disclosure, però riguarda l'insediamento di uffici pubblici di un importante, diciamo, ente. E che andrebbero a vedere rifunzionalizzato, riqualificato il corpo storico di questo immobile, che era quello che doveva essere mantenuto, che quindi andiamo a recuperare e ristrutturare in questa chiave di fornire poi servizi al territorio tramite l'insediamento di una funzione di un ente importante. L'ex ospedale di Quarto a Genova, un immobile molto molto grande, dove il challenge era proprio quello di trovare una nuova, diciamo così, funzione. Abbiamo diciamo così, ormai una trattativa molto avviata con Fincantieri per realizzare su questo asset quella che sarà il nuovo headquarter di Fincantieri sulla città di Genova. Siamo in queste settimane impegnati appunto nella definizione degli accordi contrattuali. Il progetto riguarda quindi questa riqualificazione e rifunzionalizzazione di un ex ospedale, rendendolo in nuovi uffici e andando poi a ricreare un edificio smart, un edificio iconico, un edificio certificato, un edificio sostenibile. Quindi tutti quei valori che abbiamo detto e che sono un po' il filo conduttore degli interventi che facciamo saranno condensati e saranno naturalmente presenti anche in questo intervento. Uno degli interventi più importanti e più sfidanti che stiamo portando avanti, diciamo
questo periodo è la riqualificazione dell'ex ospedale a Mare di Venezia. È una riqualificazione in chiave turistico-ricettiva, andando poi ad insediare anche funzioni di tipo residenziale, probabilmente con una connotazione senior, e andando ad insediare anche la Scuola Italiana di Ospitalità. Quindi il progetto prevede la riqualificazione e il mantenimento di buona parte del plesso ospedaliero, con l'insediamento di due tour, diciamo così, due funzioni turistico-ricettive affidate a due gestori differenti, con dei livelli di posizionamento sul mercato leggermente differenti, uno per upscale, l'altro leggermente diciamo più accessibile. Come dicevo, un insediamento di una funzione residenziale per circa 11.000 metri quadri. Il grosso del progetto naturalmente lo fa la connotazione della parte ricettiva con circa 45.000 metri quadri e poi altri servizi, altre funzioni, diciamo, di corollario. Un altro elemento importante era appunto l'insediamento della Scuola Italiana di Ospitalità, che è un progetto che sta portando avanti il CDP con il gestore turistico e ricettivo TH Resorts e che ha la finalità di formare e creare, diciamo così, il personale poi che lavorerà nelle strutture turistico-ricettive di hotels di d'eccellenza. Un altro importantissimo progetto è quello della riqualificazione della manifattura tabacchi di Napoli. È un progetto di 132.000 metri quadri di superficie edificabile. Prevede, diciamo così, il progetto è un po' diviso a metà. Nella parte del master plan che vedete c'è una metà, quella più in basso, che prevede la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti, che diventeranno degli hub o dei centri di ricerca, comunque avranno una funzione di tipo, diciamo così, in questo caso è classificata come direzionale, però stiamo parlando con una serie di enti. Diciamo così, per portare un hub che abbia una connotazione, un mondo molto legato allo sviluppo tecnologico e quindi anche acceleratore di impresa, centri di ricerca e tutte le funzioni che si possono comunque, diciamo così, insediare in scia di questa connotazione. Poi c'è la parte superiore del progetto, che è questa. Diciamo così, che prevede invece la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi edifici, con un intervento che ad oggi prevediamo con una forte connotazione residenziale, quindi circa 70.000 metri quadri, sul quale stiamo però ancora facendo delle riflessioni perché la risposta e la domanda di spazi, diciamo così, da destinare all'attività direzionale potrebbe essere superiore, quindi potremmo mixare diversamente le destinazioni d'uso all'interno del piano urbano attuativo. Probabilmente valuteremo anche di aggiustare un po' la quantità di residenziale, cercando di fare un residenziale meno intensivo, a maggior favore, diciamo così, di spazi verdi della qualità abitativa. Questo prima di tutto perché fa parte della nostra mission e poi perché naturalmente aggiustiamo il tiro anche rispetto alla progettazione dei nostri interventi in relazione a quella che è la domanda di mercato, che come sapete è un qualcosa di dinamico e che quindi nello sviluppo del progetto può mutare e può subire delle variazioni che noi monitoriamo e cerchiamo di intercettare nel migliore dei modi. Anche sulla città di Palermo, seppur in scala più ridotta, abbiamo un intervento di rigenerazione che prevede il recupero di un'ex manifattura. In questo caso, abbiamo una serie di enti con cui stiamo interloquendo. C'è anche il Ministero della Cultura che ha destinato stanziato una somma del PNRR per insediare un auditorium all'interno di questo progetto. Stiamo raccogliendo sul territorio quelli che possono essere altri soggetti interessati in maniera tale da costruire intorno a questo progetto uno storytelling e un mood come abbiamo fatto su Napoli, in cui abbiamo dato una connotazione tecnologica. In questo caso stiamo analizzando quella che potrebbe essere la miglior funzione attrattiva principale che faccia poi da ancora e da traino
per tutte le altre funzioni da insediare. Ha un livello di gestazione inferiore rispetto a quello di Napoli, perché in quel caso siamo andati molto avanti, ormai siamo alle fasi conclusive dell'iter amministrativo. In questo caso invece abbiamo depositato un PRUST che è ancora oggetto di discussione con l'amministrazione comunale. Con questo io ho terminato, spero di essere stato più o meno nei tempi, di non essermi dilungato troppo. Un minuto in più. E un minuto in più, perfetto, allora. Grazie Simone. E quindi dei 19 iniziative che Simone ha riassunto, per 9 c'è ancora l'attività urbanistica, lì sono tutti i piani urbanistici presentati e il quinto istruttorio è in corso, mi riferisco per esempio a Guido Reni, Roma Guido Reni, a Venezia e a Napoli, e per gli altri 10 invece le attività urbanistiche completate, siamo a diversi livelli invece dell'attività poi edilizia successiva o di studio di fattibilità, titoli edilizi, in alcuni casi ancora i cantieri in corso. Quindi quando l'attività di Simone è completata, diciamo l'attività comincia il lavoro di Donato Piscoglio, che appunto si occupa delle attività di transaction e che ci illustrerà le modalità e le strategie di proposizione al mercato una volta che gli immobili sono stati appunto valorizzati. Però questa sequenza logica, sia degli interventi, ma anche logica delle attività, prima si valorizza, poi si propone al mercato, in realtà non dà giustizia dell'operatività, anche nei novi in cui ci sono per esempio i progetti urbanistici, quindi l'attività ancora in monte, l'attività con, cioè il lavoro insomma con Donato senz'altro e con i suoi colleghi invece comincia da quel momento. Quindi ti lascerei la parola per darci questa, diciamo, una panoramica sulle attività di proposizione al mercato e di dismissione dei nostri immobili. Sì, grazie Stefano. Buonasera. Sì, come diceva appunto, come dicevano i colleghi, l'attività appunto di asset management e di transaction management è un'attività che viene svolta appunto di pari passo, in parallelo, anche perché insomma la business unit della transaction, che appunto gestisce l'attività di investimento, disinvestimento e leasing appunto per quanto riguarda sia l'SGR che l'immobiliare, che CDP immobiliare, che quindi per Fintecna appunto del gruppo CDP, viene svolta appunto in parallelo. È necessario evidenziare come nessuna attività di valorizzazione può essere avviata senza conoscere poi ciò che il mercato recepisce e quindi le esigenze appunto degli specifici territori, e soprattutto anche conoscendo appunto le esigenze dei vari investitori. Andando un pochettino, andando avanti insomma con sostanzialmente la presentazione, le dinamiche socio-demografiche che sono in atto hanno soprattutto subito un'accelerazione nell'ultimo anno dovuto appunto alla pandemia. Sono appunto dinamiche che hanno cambiato e hanno evoluto le necessità, i fabbisogni non soltanto appunto delle famiglie, ma anche lavorative, quindi si lavora in modo diverso, si vive anche in modo diverso, si organizza la giornata in modo diverso. E sono tutte necessità, fabbisogni che si sono andate ad aggiungere ai trend già avviati in passato e che di fatto hanno determinato un'accelerazione di tutti i processi, anche appunto di investimento e quindi anche sul mercato di real estate. Come avete potuto notare, soprattutto appunto negli ultimi anni si è assistito a seguito appunto dell'effetto della pandemia al cambiamento di queste esigenze, che ha avuto un effetto anche nell'organizzazione degli spazi degli uffici, anche delle proprie abitazioni. C'è chi appunto lavora con i bambini in casa, c'è appunto chi preferisce lavorare fuori al parco, quant'altro. Quindi ci sono stati tanti cambiamenti che comunque ha avviato dei trend che determineranno sostanzialmente dei cambiamenti anche appunto nelle richieste sia degli investitori e quindi appunto degli effetti proprio sugli investimenti e sulle realizzazioni. Questo sì, ha determinato appunto degli effetti, come dicevamo, appunto sul comportamento degli investitori, in funzione anche delle asset class di riferimento. Faccio riferimento in particolare alla situazione attuale degli uffici. Gli uffici
c'è stato un rallentamento dell'attività degli investitori nazionale e internazionale sul mercato degli uffici, ma questo è dovuto principalmente a un ripensamento delle strategie. Non significa che il mercato, gli investitori non investiranno più negli uffici, piuttosto appunto che nel retail, ma diciamo in questi anni si sta appunto ripensando la progettualità degli spazi fisici, ma sicuramente praticamente si ritornerà agli stessi livelli degli anni passati e a investire appunto in queste asset class. In particolare faccio riferimento agli uffici, dove sostanzialmente nell'ultimo anno, e vado avanti, appunto si è registrato un rallentamento, e così anche come il retail. La maggior parte appunto dei proprietari immobiliari stanno ripensando appunto le proprie strategie di investimento, e anche praticamente stanno pensando appunto ad allineare la maggior parte dei building che in passato non sono, hanno subito un processo di ristrutturazione, adeguarle alle nuove esigenze. Allora, andando appunto un po' più nel dettaglio sul mercato italiano, il mercato italiano è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, e ormai sono tanti anni che faccio questo mestiere e ho visto appunto il mercato italiano crescere tantissimo. Questo è dovuto, c'è stato un cambiamento negli ultimi 4-5 anni, un'inversione di tendenza, dove nella sostanza appunto si è visto soprattutto una crescita degli investitori stranieri, non so, rispetto a quelli domestici. Infatti il mercato italiano è cresciuto tantissimo grazie soprattutto appunto all'ingresso di nuovi capitali, che hanno i cui benefici sono visti soprattutto sulla città di Milano. Negli ultimi anni, la città di 10 anni, la città di Milano ha avviato, e negli ultimi anni si è concretizzato ed è si è accelerato questo processo appunto di rinnovamento e di rigenerazione della città. Speriamo che questo processo appunto venga avviato quanto prima anche su Roma, che è sicuramente insomma una città interessante per la maggior parte degli investitori stranieri che vogliono e sono appunto alle porte della città, che vogliono investire i propri capitali appunto sulla capitale. Allora, come vedete appunto da questo documento, dalla slide, il mercato, lo stock del mercato italiano praticamente è il settimo in Europa, e comunque praticamente quindi è dietro insomma ad alcune nazioni che diciamo praticamente hanno una popolazione inferiore e forse una cultura inferiore appunto sul mercato immobiliare. 145 miliardi sono appunto lo stock del capitale immobiliare investito praticamente nell'immobiliare, che viene gestito appunto in modo istituzionale, professionale. Nel 2021 si sono registrati investimenti nel mercato immobiliare per circa 5,5 miliardi, siamo sostanzialmente in linea rispetto al 2020. Ovviamente insomma, in considerazione delle operazioni che gli investitori nazionali e internazionali stanno chiudendo per il 2021, si pensa insomma, che l'anno possa essere chiuso sostanzialmente in linea con l'anno precedente, quindi nel 2020, dove sono state registrate circa 8 billion in termini di investimenti nel real estate. Come vedete appunto dalla tabella, la maggior parte appunto degli investimenti sono effettuati da investitori europei e provenienti appunto dagli Stati Uniti, e per quanto riguarda la principale città in cui questi capitali convergono, ovviamente insomma in questo momento è ancora Milano. Però ci sono delle novità, diciamo questi cambiamenti sociodemografici hanno generato quindi anche un cambiamento nelle abitudini, nelle prospettive di investimento appunto degli investitori istituzionali, che credo insomma porteranno un beneficio anche alle altre asset class e anche altre città italiane. Quindi non solo più Milano e Roma, ma anche altre città italiane nei prossimi anni sicuramente beneficeranno appunto dell'ingresso di capitali stranieri. Questo perché? Perché come vedete appunto se da un rallentamento di quelle che erano le principali asset class di investimento, high street retail, in tutte le sue fattispecie, office, dove appunto abbiamo raggiunto quest'anno volumi sensibilmente inferiori,
i capitali praticamente si stanno appunto concentrando anche su altre asset class, in particolare quella residenziale sotto diciamo, le diverse sfaccettature, sotto tutte le declinazioni di investimento, quindi investimenti in residenziale, non so, che prevede l'acquisto, lo sviluppo e la successiva appunto rivendita frazionata, piuttosto praticamente che l'investimento residenziale nel cosiddetto PRS, quindi residenziale in affitto, multifamily, oppure praticamente anche senior living. Questa è un'altra asset class che acquisirà grande importanza appunto nel mercato degli investimenti e quindi anche appunto degli studentati. Sono asset class che negli altri paesi europei e al mondo insomma hanno già raggiunto un certo grado di sviluppo e che in Italia appunto stanno proprio a partire dagli ultimi anni con alcuni già investimenti che abbiamo visto sul mercato milanese, ma anche appunto anche in altre città minori, insomma, hanno sicuramente attratto l'interesse da parte degli investitori internazionali. Quindi, nella sostanza, infatti, gli investimenti residenziali rispetto all'anno precedente sono aumentati tantissimo, si sono triplicati. Adesso praticamente al Q3 hanno raggiunto circa 400 milioni di euro di investimento appunto nel living, che è praticamente una crescita notevole. Sono stati effettuati anche un'altra asset class che ha, diciamo, tra virgolette, beneficiato di questa situazione pandemica, ovviamente appunto è quella della logistica. La logistica ha visto una crescita esponenziale, sono tantissimi investitori, sia nazionali che esteri, stanno investendo su questa asset class. Questo ha determinato ovviamente una compressione dei rendimenti, tant'è vero che oggi sulla logistica prime si è raggiunto appunto rendimenti netti del 4%. I rendimenti per quanto riguarda gli uffici restano stabili. Restano stabili appunto il prime yield su Milano, appunto resta stabile nell'intorno del 3%, e ci sono state transazioni di asset iconici come appunto ricordate quelle di Piazza Cordusio, dove addirittura si è scesi al di sotto del 3%, e ci sono altre transazioni che appunto anche nel mercato office, e questo praticamente sottolinea l'importanza appunto di questa tipologia di asset class, nonostante appunto l'effetto del rallentamento che c'è stato, che ci saranno appunto nei prossimi mesi. È un asset class che interessa non soltanto Milano, ma ovviamente anche Roma. Per quanto riguarda quindi i nuovi investimenti nel settore residenziale, hanno attratto appunto, come dicevo prima, interesse da parte degli investitori nazionali ed esteri che stanno iniziando a guardare non soltanto appunto Milano, dove appunto i prezzi sono saliti notevolmente, i capital value sono saliti notevolmente, ma anche altre città come può essere appunto Bologna, ma anche Torino, può essere Padova, Verona, ci sono tante Firenze, ci sono tantissime città che stanno attraendo l'interesse e continuano ad attrarre l'interesse appunto degli investitori che stanno investendo nel residenziale in tutte le sue diverse declinazioni. Questo è un passaggio importante, perché nella sostanza crea una liaison con il patrimonio immobiliare gestito da CDP. In che senso? Nel senso che la maggior parte delle operazioni che avete visto hanno comunque una valenza, una potenzialità residenziale. Potenzialità residenziale, quando io parlo ovviamente di residenziale, come già detto prima, mi riferisco appunto al residenziale e a tutte le sue diverse declinazioni. E hanno praticamente una forte attrattività e quindi di fatto praticamente questi progetti attrarranno sicuramente appunto l'interesse alla maggior parte degli investitori. Per quanto riguarda i nostri processi di dismissione, la volontà è quella sicuramente di gestire la dismissione del nostro patrimonio a seconda della tipologia di asset, a seconda appunto della location, delle caratteristiche immobiliari. La dismissione sostanzialmente verrà effettuata con il supporto di advisor che ci permetteranno di fare uno scouting approfondito del mercato. Credo praticamente che il supporto degli advisor sia fondamentale, perché sono
conoscenza dell'evoluzione delle strategie immobiliari dei vari investitori. Questo è molto importante per capire quali sono le effettive necessità del momento e quali sono i loro target di investimento. Quindi loro ci permetteranno appunto di giungere nel dettaglio, appunto di capire nel dettaglio appunto quali sono le varie esigenze e indirizzare al meglio l'attività di dismissione. Saranno appunto la maggior parte dei casi, soprattutto per gli asset iconici, come quelli accennati, appunto le dismissioni di asset iconici, come quelle accennate dal collega Simone, tipo di Segrate piuttosto dell'ex Caserma Mameli, quelli sono attività di dismissione che saranno avviate nel breve periodo e attraverso il supporto di advisor e che andranno sul mercato attraverso appunto un processo competitivo. CDP nell'ambito del suo patrimonio immobiliare, che come detto prima è sparso in tutto il territorio nazionale, ovviamente conta la sua presenza non soltanto sui principali capoluoghi di provincia, ma tantissime città con tantissime diverse tipologie di asset class. E quindi, insomma, da qui è fondamentale la presenza appunto di advisor, sia dalle caratteristiche internazionali ma anche locali, che quindi attraverso le loro reti riescono a raggiungere appunto tutte le diverse località. E noi stiamo portando avanti appunto la dismissione di questo patrimonio, che come anticipato precedentemente è sostanzialmente di 1,6 miliardi, circa 600 milioni praticamente sono asset che possono essere dismessi senza particolari attività preliminari amministrative, quindi si tratta di vendite SIS. Nell'ambito di questo basket ci sono attività di vendita frazionate, piuttosto praticamente di porzioni sparse o immobili cieloterra, che poi praticamente vengono dati ai mercati locali che sono in grado appunto di sviluppare e riutilizzarli. Poi c'è appunto tutta l'attività di valorizzazione e poi di successiva eventuale dismissione per gli asset che non verranno appunto rigenerati e sviluppati direttamente, che verrà portata avanti appunto sempre da cassa. Si tratta appunto di un piano che in questo momento interesserà i prossimi anni e che nella sostanza appunto vedrà coinvolto appunto CDP e il team appunto Transaction sulla dismissione di anche importanti asset che si trovano in importanti capoluoghi, città, che hanno ultimato il loro processo appunto di valorizzazione urbanistico-amministrativa. Infine, praticamente ci sono alcuni esempi di attività appunto portate a termine dal CDP, come quella appunto degli ex ospedali riuniti di Bergamo, che è stato recentemente inaugurato. È stata un'attività di valorizzazione di circa 22 edifici, 100.000 metri quadrati, quindi un'imponente attività di valorizzazione che si è conclusa praticamente nell'affitto appunto alla Guardia di Finanza. Successivamente, questa è anche un'altra importante attività di valorizzazione portata in questa volta appunto avanti da CDP in JV con Aermont. Qui CDP, anziché dismettere appunto tutta l'area, ha lasciato praticamente all'interno della JV una quota, ha tenuto una quota del 40% circa, e stiamo portando avanti insieme ad Aermont, che è il nostro partner strategico su questa operazione, lo sviluppo appunto e la riqualificazione di circa 110.000 metri quadrati, che appunto prevede un investimento complessivo di oltre 300 milioni. Questi sono importanti investimenti perché, come diceva appunto prima Simone, permettono di riqualificare, rigenerare e avere un notevole impatto non soltanto in termini economici, finanziari, ma anche sociali delle città italiane. Un altro appunto progetto è quello delle torri euro. Qui praticamente l'attività di transaction si sostanzia sostanzialmente nell'attività di locazione. Sono appunto 60.000 metri quadrati, 46.000 metri commerciali, 17 milioni di euro di canoni di locazione, e ci sono appunto diverse interlocuzioni con importanti società. E nel progetto appunto gli immobili saranno la ristrutturazione degli immobili in questo è ongoing e verrà terminata appunto nel 2023. Si tratta praticamente di uno dei progetti più importanti, iconici della città di Roma. Si tratterà di immobili che saranno allineati a tutti i requirement degli ESG con le principali certificazioni LEED, WELL Certified, WELL Score.
E quindi insomma si tratta di un progetto e di una qualità che in questo momento insomma è comunque rara sul mercato di Roma. Siamo ben più abituati appunto su Milano, ma sicuramente praticamente sarà dal mio avviso l'inizio di un processo di riqualificazione che interesserà tanti asset romani, in particolare appunto del comparto del business district di Roma. Ho Grazie, finito. grazie Donato. Lascio quindi la parola alla dottoressa Zinnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari. Francesca, allarghiamo Grazie. ancora di più lo sguardo. Sì, grazie. Allora, prima, a parte un ringraziamento naturalmente a CDP e a Stefano Brancaccio in modo particolare per l'invito a questo incontro e anche una certa emozione perché quando Simone Gennaro prima ha fatto vedere tutti quegli asset, in realtà io credo di aver lavorato un po' su tutti in qualche modo. E una carrellata del genere ci racconta in modo assolutamente semplice e molto diretto che cosa sta avvenendo nel nostro mercato, quali sono le opportunità per il futuro e di cosa e su cosa dovremo lavorare nei prossimi anni. Mi piace partire per completare tutta una serie di dati che sono già stati raccontati e che sono un bel outlook già su come ci posizioniamo in questo momento, sempre da che cosa, dalle nostre città. Perché effettivamente quello che è successo nel 2020, che purtroppo è proseguito anche nel 2021, in certa parte ha messo in discussione tutto quello che noi abbiamo sempre pensato rispetto all'importanza, alla qualità e alla valenza che gli ambiti urbani hanno determinato nella vita delle persone e nel patrimonio immobiliare che li completa, li forma. Per la verità, però, se poi si fanno delle analisi di lungo periodo, e quindi si vede cosa è successo in passato, perché poi l'analisi immobiliare deve essere sempre un'analisi ciclica, il mondo immobiliare si muove per cicli, i cicli di per sé su posizioni diverse, per motivi diversi, con caratteristiche diverse, si ripetono. E guardando un'analisi ciclica di lungo periodo, in realtà quello che notiamo è effettivamente che non è mai successo che nessun tipo di evento, anche molto catastrofico, anche di grandissimo impatto sulla popolazione, poi abbia messo in discussione quello che in realtà è ciò che sta avvenendo, cioè una continua urbanizzazione e un'importanza sempre maggiore dei centri urbani. Un'importanza sempre maggiore dei centri urbani perché la vicinanza ai servizi di tutti i tipi sono l'elemento centrale e fondamentale per cui questi territori sono vincenti rispetto ad altri. Poi possono essere territori di dimensioni immense, come sono le metropoli di altri tipi di paesi, di altri continenti, possono essere centri urbani di dimensioni relativamente più limitate, come sono quelli italiani che vivono su un territorio che è estremamente frammentato, molto particolare, molto caratterizzato, ma sempre comunque l'attrattività e la possibilità di poter accedere a una serie di servizi che in realtà all'esterno dei centri urbani non sono disponibili, fa sì che da questo punto di vista la città continuerà ad essere anche per il futuro l'ambito vincente e quindi il tema della rigenerazione e della riqualificazione diventa ancora più importante. Oltre a queste frasi vedete una domanda alla fine di questa slide che è: e le smart city, che cosa è successo? Beh, effettivamente quello che abbiamo notato in questi mesi è che la loro attività, proprio alla prova dei fatti, non dico sia stata fallimentare, ma effettivamente la raccolta e la gestione dei dati non è funzionato, ma non è funzionato in una realtà come quella nazionale, non è funzionata nei paesi europei dove da questo punto di vista no, sono molto più avanti per appunto gestione e modalità, ma non è funzionata neanche in quelle realtà che di democratico hanno poco e dove in realtà diciamo, la penetrazione delle smart city è stata molto, è molto più ampia, più avanti di quella dell'Europa.
E perché non è funzionato? Perché oggi abbiamo a disposizione una tecnologia incredibile, enorme, una tantissima quantità di tecnologia, una tecnologia che è diventata sempre più economica anche da utilizzare, quindi non complicata, ma nella realtà diciamo, il valore aggiunto dell'esistenza di questa tecnologia, e questo vale per le città, vale per i quartieri, vale per gli immobili, vale per le funzioni immobiliari, è la raccolta dei dati e la messa a sistema di questi dati. Di per sé il dato, se non è elaborato, se non è utilizzato, se non è messo a sistema, se non è letto dal punto di vista sistemico, non serve a niente. Quindi in un momento di grandissima necessità, in realtà questo elemento ha dato evidenza di essere ancora lontano dall'essere veramente capito e utilizzato. Mi piace sempre raccontare, chi di voi mi avrà sentito altre volte parlare un po' di Outlook in generale, insomma di visione sul mercato, un esempio però in realtà di quella che è stata la prima, l'embrione della Smart City nel panorama europeo, e quindi per gli anni a cui ci riferiamo anche mondiale. Torno alla metà del 1850, a Londra era messa veramente in difficoltà da una pandemia di colera molto, molto complicata, molto forte, e a un certo punto un medico particolarmente capace di intuire come potevano essere le cose, ha deciso di mappare la città di Londra verificando i flussi delle persone e verificando come le persone che in quel momento si stavano ammalando si muovevano, e ha scoperto dopo un po' di tempo che tutte queste persone stavano gravitando intorno a una fontana che era localizzata in una delle zone neanche particolarmente centrali della città, e che era il punto iniziale del contagio. E da lì sono state prese poi tutte sono state fatte delle scelte per riuscire a limitare quello che poi erano gli effetti della malattia. Ecco, questo per dire che anche naturalmente ci trovavamo in situazioni di minore popolazione, numero di dati molto limitati e molto inferiori, ma anche in quel caso il territorio, il racconto sulla mappa da un lato, la conoscenza dell'edificato dall'altro, e ancora l'evoluzione e l'elaborazione dei dati sono stati elementi essenziali. Riprendo un po' i numeri che sono già citati, ma in realtà poi per darne una lettura un po' diversa. Dove eravamo? In Italia nel 2019, quindi prima che succedesse tutto quello che conosciamo, eravamo in un momento di grande attività dal punto di vista immobiliare complessiva, sia per quello che riguarda l'ambito istituzionale che per quello che riguarda le scelte, le preferenze delle famiglie. Il fatturato immobiliare italiano aveva raggiunto circa i 130 miliardi di euro. Voi sapete, il fatturato è formato per più del 70%, 72-73% dal mercato residenziale, che è in capo alle famiglie, e la parte restante invece per tutti quelli che sono gli altri mercati. Si diceva prima, investimenti nel 2019 che sono stati i maggiori, che sono stati investimenti istituzionali che sono stati i maggiori che si sono mai realizzati nel nostro territorio, che erano arrivati a 12,3 miliardi, quindi un mercato che era in grande evoluzione, che era in ricrescita rispetto a tutta la crisi che avevamo poi vissuto negli anni precedenti, e che entrava nel 2020 con grande prospettive ancora di realizzazione di nuovi traguardi. Poi abbiamo avuto 3 mesi di totale blocco di qualsiasi tipo di attività, ma in realtà come si diceva prima, effettivamente gli investimenti nel 2020, gli investimenti istituzionali, sono arrivati a più di 8 miliardi, quindi un risultato molto buono rispetto a quelle che potevano essere le previsioni che ci eravamo fatti, in parte sicuramente spinti dalle attività del 2019, quindi il primo trimestre del 2020
2020 è andato molto bene perché si trascinava tutti quelli che erano comunque degli accordi che erano già stati presi nel 2019, e in parte perché effettivamente in questo momento il nostro mercato è un mercato considerato sicuro per gli investitori istituzionali, perché c'è moltissima liquidità e questa liquidità in qualche modo va investita, e perché anche la caratterizzazione del nostro mercato, che è così diverso fra una realtà e l'altra, sia per quello che riguarda i tipi di asset class sia per quello che riguarda le caratteristiche del territorio, aveva permesso e continua a permettere a investitori di tipo diverso, anche a un po' di investitori opportunistici ancora, che non piacciono a nessuno, che già del nome sembrano essere quelli meno interessanti, ma che in realtà fanno anch'essi parte del mercato e in certi momenti servono anche, stanno servendo per esempio in questo momento per diciamo muovere un pochino il settore degli alberghi, che è stato quello che ha avuto la diminuzione maggiore di investimenti, di fatturati, di nuovi contratti nel 2020, che pensava in parte di riuscire a riprendersi un po' meglio nel 2021, e invece il progredire e proseguire di alcune difficoltà nel 2021 sono stati un po' rallentati. Da questo punto di vista però ci sono molti diciamo investitori anche opportunistici alle porte, e anche se l'idea che vengono a comprare un po' a sconto il nostro patrimonio ci dispiace, dall'altro lato è vero che noi abbiamo un patrimonio alberghiero in Italia che è più di 30.000, mi sembra che siano 32.000 alberghi, e di cui una piccolissima parte in catene. CDP ha un bel fondo turismo che da questo punto di vista fa delle azioni che sono azioni di rigenerazione sul territorio e di diciamo volontà di far riattivare realtà che dal punto di vista delle strutture erano anche molto importanti, molto localizzate e diciamo generanti economia sociale e economia economica, scusate il gioco di parole, sul territorio, ma che effettivamente sono un numero esiguo, come tutti quelli dei catene, rispetto alla grande quantità di immobili con i quali oggi abbiamo a che fare. Come vedete da questo grafico, ma è rimasto un po' lo stesso, si diceva 5 miliardi e mezzo, abbiamo detto, no, primi tre trimestri, la chiusura dell'anno, se va bene come l'anno scorso, tutti alla fine del 2020 abbiamo pensato che sarebbe stato un po' meglio, non è stato così appunto per quello che vi abbiamo raccontato. Oggi l'ambito residenziale e tutte le sfaccettature che riguardano il mercato residenziale, che non sono soltanto residenziale classico sia per la compravendita che per la locazione, ma sono anche tutte quelle funzioni di nicchia che sono particolarmente interessanti nel nostro territorio, perché siamo un po' indietro, quindi abbiamo bisogno di realizzarle, quindi c'è una grande possibilità sia per gli investitori che per gli sviluppatori che per i gestori, considerando i tre livelli degli attori che sono sempre coinvolti, coprivano circa il 6%. Che è ancora molto poco. Avete visto nelle slide che abbiamo potuto ammirare prima che in realtà le possibilità di crescita sono molto alte, perché all'interno di questo 6% c'è tutto il mondo del residenziale gestito, residenziale in locazione, residenziale in senior housing, la parte di social housing, la parte di studentati, ma ci sono dentro per esempio anche in questo momento tutti gli immobili per la cura, che sono una delle grandi nuove asset class sulle quali stiamo cominciando a lavorare e sulle quali ancora non abbiamo né dimensioni né indicatori di riferimento, e rispetto ai quali i costi di trasformazione e di realizzazione sono talmente alti, ma qui speriamo ci venga in soccorso il PNRR in questo momento, che un po' di fondi da questo punto di vista, se li sapremo ben gestire, li ha allocati. Insomma, è tutto un mondo ancora da scoprire. Vediamo
Ma questa solo per appunto in questa volontà di dare un'idea di dove siamo oggi, vedete nella parte di sinistra del grafico l'andamento dei fatturati europei e l'andamento del fatturato italiano. In realtà dal punto di vista dell'andamento, cioè delle crescite e delle diminuzioni, sono esattamente le stesse, è solo una questione di dimensioni. La questione delle dimensioni è una questione importante ed è il tema per il quale in realtà da un certo punto di vista noi diciamo siamo molto contenti del fatto di aver raggiunto questi investimenti istituzionali con questi volumi, ma rispetto ad altre realtà europee con le quali ci paragoniamo ancora sono investimenti relativamente piccoli e quindi con tanto spazio per quello che riguarda la crescita. Mentre per l'ambito dei fatturati, bene o male gli andamenti sono gli stessi, non si può dire la stessa cosa per i prezzi. Per quello che riguarda i valori del nostro patrimonio, noi ci troviamo a scontare ancora quella che è stata la crisi economica, la crisi finanziaria precedente. Questo da che cosa dipende? Beh, dipende in larga misura dal fatto che il nostro patrimonio immobiliare è per la quasi totalità di proprietà delle famiglie. Le famiglie in Italia hanno tutte un cospicuo patrimonio immobiliare, il patrimonio immobiliare è in mano alle famiglie e naturalmente dei momenti di crisi, siccome ognuno giustamente, umanamente protegge il proprio patrimonio, non vengono fatti quegli sconti relativamente ai valori che normalmente invece nei patrimoni gestiti da società che su questo realizzano il loro business si fanno. Quindi in altre realtà europee negli anni fra il 2008, 2009, 2010 ci sono stati dei forti sconti sul valore dei patrimoni che sono stati meno forti in Italia e evidentemente la crescita oggi che questi paesi riescono a rendere evidente è sicuramente molto più forte di quella che in realtà riusciamo a rendere evidente noi che abbiamo questo elemento caratterizzante. Però per dare anche da questo punto di vista una lettura positiva, visto che poi noi siamo considerati sempre essere degli inguaribili ottimisti con la mia società, per cui alla fine diamo sempre la lettura positiva, in realtà alla fine del 2019 eravamo arrivati in un momento, in un cambio di veramente anche da questo punto di vista di elemento angolare del ciclo, cioè ci si stava aspettando una crescita non solo nelle grandi città dove c'è stata, e non c'è dubbio che i prezzi anche nelle zone semicentrali, non solo in quelle centrali e in certo modo anche in quelle periferiche a Milano, a Roma, a Bologna, a Firenze, in alcuni diciamo quartieri di Torino, in alcune zone di Napoli siano cresciuti anche in Italia. Però noi abbiamo un territorio che è fatto di 8.000 comuni e in tutto quello che sono gli altri comuni italiani in realtà una certa sofferenza per quello che riguarda le quotazioni c'è stata. Eravamo arrivati al momento di cambio, c'eravamo arrivati, questi due anni sono stati di sospensione, non abbiamo visto in realtà delle grandi diminuzioni rispetto a quello che ci aspettavamo, neanche per quello che riguarda i canoni in verità, perché con tutto le società proprietarie e le società di gestione sono state molto generose in questo anno e mezzo nel mettere in atto politiche di dilazione o di alleggerimento di quelli che erano i volumi di canone in attesa che tutta l'economia ripartisse, quindi non ci sono state dei decrementi fortissimi, ci sono stati però sicuramente dei momenti di attesa rispetto a invece una curva che era vista e ci si aspettava al rialzo. Proprio un passaggio su quelli che sono i numeri del fatturato con i quali andremo a chiudere il 2021 e con i quali ci approcciamo al 2022. Complessivamente diciamo a livello europeo l'Europa dei 4 più 1,
cioè mettendoci sempre dentro la Gran Bretagna, o dei 27 più 1 ha perso in termini di fatturato nel 2020 circa il 10% da un lato e il 18% dall'altro. L'industria dei servizi immobiliari, ovvero di chi gestisce, di chi fa asset, di chi fa property, di chi si occupa di commercializzazione, di chi fa consulenza, di chi fa valuation, eccetera, eccetera, è andata meglio del mondo immobiliare. E se per i fatturati abbiamo perso questo, l'industria dei servizi immobiliari ha perso mediamente meno dell'8%. Ed è andato meglio perché c'è stato molto da lavorare, perché in realtà nei momenti di difficoltà poi la parte di consulenza, che è quella che sottende a tutte queste attività, diventa naturalmente molto più importante e più attiva. Dicevamo, le aspettative per la chiusura del 2021 in realtà sono positive e sono di un incremento complessivo del nostro fatturato di circa il 9%, con alcuni mercati, in modo particolare quello residenziale, che stanno andando effettivamente molto bene, e altri che evidentemente qualche problema l'hanno ancora. Ora, senza ripetere quello che è stato raccontato sullo specifico, il mondo, diciamo, oggi è diviso in tre parti: i vincenti, che sono il residenziale, la logistica, con il tema della diminuzione dei rendimenti, che se da un lato è dato positivo perché vuol dire che il mercato è sicuro, da un altro lato è un dato da guardare con attenzione, perché poi diciamo l'equilibrio dei flussi di cassa è proprio calibrato esattamente, e di conseguenza poi se qualcosa o la domanda diventa un po' meno pressante, o le modifiche dell'attività, che oggi è prevalentemente tecnologia, hanno bisogno di investimenti di tipo importante, rischiano un po' di essere messi in discussione questi rendimenti, e i territori che sono diventati territori logistici e che quindi sono stati urbanizzati e che quindi oggi hanno un SLP che qua vale qualcosa, in realtà sono poco fungibili. Quindi dal punto di vista della protezione e della volontà di mettere a sistema tutti i temi ESG di cui tanto stiamo parlando, cioè ambientale, sociale e di governance, evidentemente un problema su quello che riguarda le piattaforme logistiche forse in questo momento c'è, le ricadute che possono avere sul territorio. Però diciamo, se questi sono i vincenti, poi c'è il mondo degli uffici, che in realtà continua ad essere l'asset class privilegiata per quello che riguarda gli investitori istituzionali. Fra pochi giorni uscirà il nostro rapporto fondi e anche lì vedrete che ancora una volta gli investimenti sono andati nei confronti degli uffici. Certo, su questo c'è da lavorare, c'è da ripensare evidentemente, e c'è da capire dove si potrà andare. E poi ci sono i due comparti, che soprattutto il comparto del commercio e in realtà è solo una cosa temporanea, quello alberghiero, che stanno soffrendo un po' di più. Dal punto di vista del commercio in realtà si tratta di un tema di ristrutturazione totale della catena e forse andrebbe affrontato in un modo un po' più strutturato. Da questo punto di vista credo che CDP abbia la forza anche per poter essere anche attiva nel voler mettere più soggetti intorno a un tavolo, perché oggi è veramente un elemento fondamentale e centrale in ambito di rigenerazione. Cioè le nostre città non possono funzionare senza gli spazi commerciali, come non possono funzionare senza il residenziale, no? Cioè questi sono elementi fondamentali, perché sono quelli all'interno dei quali avviene la vita. Negli spazi commerciali possiamo inserire anche tutti quelli che sono comunque per il tempo libero, non soltanto di per sé i negozi. Allora va ripensato. Secondo me c'è anche un ripensamento che deve fare proprio il settore del commercio, ma che non c'entra con l'immobiliare, e che riguardano i temi merceologici, cioè anche il prodotto
la standardizzazione del prodotto e così via, e questo è un altro tipo di discorso. Sicuramente per quello che riguarda gli oggetti un po' di lavoro e di studio va fatto sul che cosa vogliamo che diventino nel futuro questi oggetti. Per chiudere, due parole su un lavoro che abbiamo fatto nell'autunno del 2020 e nell'autunno poi, l'abbiamo presentato nell'autunno, quindi a cavallo dell'estate del 2021, sulla domanda residenziale. Abbiamo sottoposto un questionario a un numero elevatissimo di famiglie, con dei partner evidentemente, non solo noi da solo, e sono arrivate più di 20.000 risposte. E quindi un numero, credo che non ci sia nessuno studio fatto sul mondo residenziale così ampio come numero di raccolta di dati, ai quali si chiedeva: va bene, ma che cosa volete oggi dalla vostra casa? E quello che è emerso è che quello che oggi la domanda vuole è benessere, benessere e sicurezza. Io mi sono un po' stupita sul tema della sicurezza, perché in realtà mi sembrava che fosse un tema sul quale potevamo essere andate oltre. Sia per quello che riguarda la sicurezza in termini di protezione, sia per quello che riguarda la sicurezza in termini di benessere, cioè safety e security. E invece ancora il tema della sicurezza continua a essere centrale. Lo capisco dal punto di vista del benessere, perché naturalmente i fatti di questo anno e mezzo un po' di timori li hanno naturalmente aggiunti al nostro modo di vivere. Perplessità, nel senso, anche mi dispiace in realtà che gli immobili siano ancora considerati un po' insicuri invece per quello che riguarda la protezione. Ma al di là di questo, gli elementi sono stati naturalmente superfici maggiori, i terrazzi, i balconi, gli spazi esterni, ma complessivamente benessere. Benessere, che vuol dire luminosità e piacevolezza degli spazi. E questo è un elemento che riguarda sia l'interno che l'esterno dell'edificio e che connota totalmente l'ambito della rigenerazione, della riqualificazione verso il quale noi ci dovremmo spingere nel futuro. Da questo punto di vista io avevo preparato anche, ma mi sono dilungata a parlare di mercato, quindi queste poi, se vi verranno distribuite, le reggerete, non hanno alcuna importanza, sono tutte cose teoriche che riguardano i processi di rigenerazione, di riqualificazione, gli attori che vengono messi in campo, la possibilità e l'importanza e il recupero, ma vorrei finire con questo, cioè vorrei dire che le prospettive per il futuro nel medio periodo, perché noi abbiamo prospettive di lunghissimo periodo, ma il piano nazionale di recupero, di ripresa e resilienza, ci dà una prospettiva di medio periodo, ed è un medio periodo che tende al breve periodo, non tende al lungo periodo. Noi dobbiamo lavorare e dovremo lavorare in modo sicuramente serio, quantificando le nostre capacità e la possibilità di realizzare, senza partire con troppi volontà e poi non realizzare neanche una, ma indubbiamente mettendo a sistema conoscenze e qualità e capacità che nel nostro settore ci sono, e ricordandoci sempre quello che vedete alla fine fra parentesi, che il motore della ripresa è la casa, ma perché la casa rappresenta un po' tutto quello che è la domanda, i nostri interessi e naturalmente le nostre preferenze per quello che riguarda l'industria immobiliare. Con una grande attenzione che non è stata fatta e che purtroppo la pandemia ha in un certo senso fermato, che è la gestione e lo sviluppo di offerta residenziale non per il mercato della compravendita ma per la locazione. Da questo punto di vista credo che il lavoro che è stato fatto in questi anni da CDP attraverso il fondo dei fondi di social housing sia veramente un modello al quale anche le altre operazioni di sviluppo con gestione del residenziale che si stanno affacciando, si erano affacciate, ma in realtà la domanda è tornata un pochino indietro rispetto a questo, e per i quali Milano è indubbiamente un modello e sarà poi l'ambito all'interno del quale si proveranno, e spero con Milano anche Roma dovranno lavorare, trovano nelle operazioni di social housing che hanno all'interno una grande quantità di servizi, che sono servizi di tipo fisico ma anche servizi di tipo sociale, un modello al quale riferirsi, per cui non c'è bisogno di inventare niente.
Grazie. Grazie Francesca anche per aver riorientato a caldo l'intervento, completando diciamo, alcune osservazioni che faceva Donato e soprattutto per questa conclusione. Sono convinto anch'io che i modelli di servizi e di supporto alla gestione degli alloggi siano l'elemento che rimarrà di più di tutto il sistema integrato dei fondi e del lavoro non soltanto nostro ma di tutte le SGR che sono impegnate. Ok, lascio la parola quindi alla collega Alessia Caprera e poi successivamente al professor Tattara di per parlarci di una piccola manovra urbanistica, cioè di un pezzo di una manovra urbanistica più importante che riguarda tre ex aree militari di Bologna e il loro inserimento poi nel processo di Pug. Tra l'altro in contemporanea, sempre qui a Urban Promo c'è un approfondimento da parte di urbanisti proprio su questa tematica. Ti lascio la parola Alessia, grazie. Grazie, grazie Francesca, grazie Stefano. E torniamo quindi, diciamo così, ad una scala più urbana, quindi ci collochiamo nella città di Bologna dove è il CDP SGR, in particolare il Fondo Investimenti per la Valorizzazione, ha tre ex aree militari dismesse di notevoli dimensioni e di tipologia differente l'una dalle altre. In particolare ci sono l'ex caserma Sani, che poi è la caserma che sarà oggetto di un ulteriore approfondimento di Martino Tattara, che è stata oggetto nel 2017 di un concorso internazionale di progettazione che CDP ha promosso e bandito insieme alla città di Bologna e che ha portato quindi al, come progetto vincitore lo studio Dogma di Bruxelles, che poi, di cui il professor Tattara ci illustrerà il progetto. Avevamo infatti parlato già nel 2017 qui ad Urban Promo proprio dell'esperienza dei concorsi di progettazione, perché in quell'anno CDP ne aveva promossi ben due, uno su Firenze ed uno su Bologna. Dall'altra parte invece abbiamo la caserma Mazzoni, che è localizzata invece nell'area sud di Bologna. Stiamo parlando di 46.000 metri quadrati di superficie territoriale e circa 26.000 metri quadrati di superficie utile lorda realizzabile. E poi abbiamo la caserma Masini, che invece è quella delle tre caserme, diciamo, che si colloca più in centro nella via di Santo Stefano, ha una vocazione, diciamo così, più di carattere edilizio, perché è un'ex caserma ma è molto più circoscritta e raccolta. Stiamo parlando di 7.500 metri quadrati di superficie territoriale, 10.300 di sul realizzabile. Allora, nel contesto queste tre aree generano sul territorio di Bologna 159.000 metri quadrati di superficie territoriale, di cui 88.000 di sul realizzabile. Importantissimo, l'ha descritto prima Simone Di Gennaro, all'interno dei nostri interventi di rigenerazione, alcune peculiarità e alcuni aspetti, tra cui l'esistenza del verde pubblico. Tra queste tre aree, in particolare due, sulla Sani e la Mazzoni, verranno realizzati ben 51.000 metri quadrati di verde pubblico che saranno poi ceduti al Comune di Bologna, quindi in realtà alla città. Insieme a 13.500 metri quadrati di mobilità carrabile e parcheggi pubblici. Allora, volevo illustrare un po' il processo di valorizzazione urbanistica che ha investito queste tre caserme, perché è un processo che è iniziato tantissimi anni fa, da lontano. In realtà qui vedete come prima data il 2013, perché è la data nella quale CDP SGR, attraverso il fondo FIV, ha acquistato dall'Agenzia del Demanio questi tre compendi, ma in realtà il processo di valorizzazione inizia molto prima, ma inizia già nei primi anni 2000, nel 2007, tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Bologna, attraverso un programma che allora si chiamava PUVAT, che era proprio la valorizzazione delle ex aree militari dismesse, delle ex aree demaniali. Quindi cosa succede? CDP Investimenti nel 2013 acquisisce queste caserme. Allora c'era una strumentazione urbanistica vigente, che era un piano operativo comunale che degli a poco sarebbe scaduto, e quindi ci troviamo nel 2016 ad affrontare un nuovo piano operativo comunale con l'inserimento all'interno del piano di tutti e tre questi compendi. Questo piano prevedeva, diciamo così, una serie di dotazioni su queste tre caserme da realizzare e da cedere a scomputo,
che rendevano, diciamo così, non economicamente sostenibili questi progetti, perché in particolar modo per la caserma Sane e per la caserma Mazzoni erano delle dotazioni particolarmente pesanti. Cosa succede allora? Cerchiamo con l'amministrazione comunale anche diciamo così, una strada, una via per cercare di ovviare a questo tema. E quindi nel 2020 decidiamo di avviare un accordo di programma. Un accordo di programma che, come diceva prima Simone Di Gennaro, è un po' sfidante perché ha messo sotto lo stesso cappello queste tre aree militari che sono praticamente degli oggetti molto diversi, ma che hanno a questo punto un iter urbanistico diciamo contiguo, che viene fatto contestualmente. Con non poche difficoltà da questo punto di vista, ovviamente, perché ci sono le aree hanno delle complessità molto diverse tra di loro, perché da una parte abbiamo delle superfici territoriali molto ampie, dall'altra parte abbiamo, diciamo così, più una scala edilizia, quella che può essere quella dell'ex caserma Masini, ma poi lo vediamo meglio dopo. Arriviamo ad una tappa importante a luglio di quest'anno con la delibera del Consiglio Comunale che approva in via preliminare l'accordo di programma. Cosa succede? Noi abbiamo strutturato ovviamente questo percorso all'interno di una strumentazione urbanistica vigente. A settembre del 2021 il Comune di Bologna approva il nuovo piano urbanistico generale. Quindi l'accordo di programma si trova, diciamo l'iter di questo accordo di programma si trova all'interno di questo percorso urbanistico. Allora, che succede? Questo un po' l'ho descritto prima. Dopo l'acquisto delle tre caserme, sostanzialmente, noi avviamo, cerchiamo di attuare quello che era previsto dai vecchi piani operativi comunali, in particolar modo sulla Sani e sulla Mazzoni. Quindi cominciamo a presentare i due piani urbanistici attuativi, perché queste caserme erano attuabili attraverso piani urbanistici attuativi. E cosa succede? In questo percorso di attuazione cominciamo a ricevere una serie di osservazioni dalla conferenza dei servizi e dalle consultazioni di quartiere che fanno pensare anche all'amministrazione comunale un po' di rimettere in discussione quelli che sono i progetti presentati. Quindi da una parte la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere un po' le previsioni che stavano nei vecchi piani operativi, ma che risaliva sostanzialmente a degli intendimenti dei primi anni 2000, quindi ormai veramente passati di parecchi anni. E dall'altra parte la volontà invece nostra, quindi dei proprietari, della committenza, di rivedere un po' quelli che erano le dotazioni territoriali sugli immobili per far funzionare meglio i piani economici finanziari, hanno portato all'avvio di questo accordo di programma. Un dettaglio che voglio dare è che questo accordo di programma, come dicevamo prima, si è instaurato in un momento di transizione del percorso, diciamo, della normativa urbanistica del Comune di Bologna. Abbiamo iniziato che il piano urbanistico generale, non mi ricordo nemmeno se fosse stato adottato, ma credo di no, ancora non era stato neanche adottato, e stiamo portando avanti questi iter con un piano urbanistico generale sostanzialmente in questo momento approvato. Volutamente le tre caserme sono state progettate riferendosi alla legge urbanistica vigente nel momento in cui è stato avviato l'accordo di programma, quindi riferendosi agli strumenti vigenti, quindi del PSC, del POC e del RUE, anche perché appunto sono stati avviati prima dell'approvazione del PUG e pertanto in questo scenario questi strumenti sono stati, diciamo così, valutati anche dalla conferenza dei servizi e valutati, diciamo così, da tutti gli enti territoriali. Ovviamente sono stati progettati guardando alla strumentazione vigente, ma con un occhio, diciamo, già in là verso la nuova strumentazione generale che il Comune si apprestava ad approvare. Quindi tutti i principi generali che sono nel PUG sono stati comunque fatti propri dai tre progetti e ovviamente con delle differenze e comunque scostandoci un po' dal piano urbanistico generale, perché altrimenti ci saremmo già portati su una normativa che in quel momento non era attuata.
Nello specifico, i contenuti di questo accordo di programma, ovviamente abbiamo detto che è un accordo di programma unico, ma che in realtà ovviamente ha all'interno tre progetti diversi, diversificati e ben distinti. Quindi porterà sostanzialmente all'approvazione di tre progetti anche con uno stadio di avanzamento diverso. La caserma Sani è la caserma, diciamo, più ampia delle tre, si trova nell'area bolognina del comune di Bologna, è una caserma molto ampia, sono 105.000 metri quadrati di superficie territoriale e la complessità di questo compendio è che è interamente vincolata dalla sovrintendenza, quindi ci siamo trovati a diciamo così, fare conti anche con un master plan urbanistico che deve riutilizzare circa il 50% della superficie insediabile all'interno di edifici esistenti. Edifici esistenti che erano stati ovviamente progettati o per usati per un uso totalmente diverso, perché questa era una caserma, ma era una caserma di uso produttivo sostanzialmente, si producevano e si conservavano derrate alimentari. Quindi ci siamo trovati, poi lo illustrerà meglio l'architetto Tattara, a diciamo così, riutilizzare ex silos, ex centrali frigorifere, per fare degli usi completamente diversi, anche perché la caserma per la maggior parte ha una superficie insediabile residenziale. Abbiamo cercato con l'accordo di programma di inserire un mix funzionale flessibile all'interno della caserma, stiamo parlando circa di 56.000 metri quadrati, ci sono due scenari funzionali diversi con un mix molto vario, ovviamente la parte principale è residenziale, ma abbiamo anche del commerciale, del sociosanitario, del direzionale, del ricettivo e abbiamo una quota del 20% di edilizia residenziale sociale. L'attuazione ovviamente sarà prevista all'accordo di programma, arriverà approvazione di questo accordo di programma, avrà valore di PUA e quindi l'attuazione però potrà essere realizzata quindi con degli stralci funzionali. La caserma Mazzoni, scusate, non ho detto una cosa importante, torniamo qui. Che cos'è che siamo riusciti a ottenere, visto che questo era la nostra aspetto principale rispetto a quello che prevedeva la strumentazione urbanistica? Abbiamo stralciato alcune dotazioni, sostanzialmente abbiamo stralciato qui la realizzazione di una scuola a favore di degli edifici che noi invece cederemo al comune che ne farà degli usi pubblici sostanzialmente. La Mazzoni invece, parliamo di circa 22.000 metri quadrati di superficie insediabili, qui abbiamo fatto anche qui un'operazione di stralcio di alcune dotazioni, non realizzeremo più la scuola all'interno del comparto a fronte di una diminuzione di capacità edificatoria, qui diciamo che è stato fatto uno sforzo molto importante anche da parte nostra, perché tutti diciamo, i vari comitati di quartiere si erano un po' lamentati di questa troppa edificazione all'interno del comparto. Quindi ci siamo diciamo limitati e quindi siamo scesi di circa 5.000 metri quadrati di superficie edificabile a fronte dello stralcio appunto dell'edificio scolastico e di un sottopasso ferroviario che era molto oneroso e molto complicato da realizzare ma che ovviamente in questo momento con 5.000 metri quadrati di SUL non edificata non è neanche più così necessario. Poi abbiamo invece la caserma Masini, la caserma Masini è quella diciamo così da un certo punto di vista più semplice perché è diciamo ha dei connotati edilizi per la sua trasformazione. Qui nell'accordo di programma non ci sarà un vero e proprio progetto perché qui si va a strumentazione diretta, quindi il progetto sarà fatto con la richiesta di permesso di costruire, bensì ci saranno delle indicazioni rispetto alle funzioni insediabili, in particolar modo o tutto un residenziale o residenziale e ricettivo e con degli scenari di sostenibilità. Allora, che cosa è successo con l'approvazione del PUG velocemente? Ovviamente l'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale ha un po' variato il contesto di riferimento dell'accordo di programma. Pertanto, quello che un accordo di programma che è iniziato in un certo modo finirà
come un accordo di programma invariante allo strumento urbanistico generale, quindi al PUG vigente. Questo che cosa ha comportato? Ma questa, diciamo, sono proprio modifiche avvenute nelle ultime settimane, perché il PUG è stato approvato il 29 di settembre dal Comune di Bologna. Ovviamente si stanno verificando gli allineamenti dei progetti e la strumentazione urbanistica generale, anche se i concetti generali erano stati già tutti recepiti. C'è stata una modifica anche dei soggetti partecipanti all'accordo di programma, perché mentre precedentemente l'accordo di programma e i soggetti partecipanti erano CDP SGR e Comune di Bologna, in questo momento invece il terzo soggetto partecipante che è entrato in campo è la città metropolitana, perché ci troviamo in uno strumento urbanistico invariante allo strumento generale. Quindi la città metropolitana a questo punto è necessariamente un soggetto partecipante, e non solo, è quindi anche l'organo che approverà l'accordo di programma, perché l'accordo di programma sarà approvato attraverso decreto del sindaco metropolitano. Questo più o meno volevamo evidenziare, diciamo, temporalmente il percorso urbanistico, ma parliamo dell'ultimo percorso urbanistico, quindi dall'avvio dell'accordo di programma in poi. Adesso il prossimo step che ci aspetta è una presentazione di integrazioni che ci ha richiesto il Comune di Bologna, che verrà a dicembre 2021, e noi speriamo e auspichiamo di chiudere questo percorso dell'accordo di programma entro maggio-giugno del 2022. Quindi sostanzialmente da quando abbiamo avviato il tutto, un anno e mezzo di iter amministrativo, considerando che però già antecedentemente erano stati presentati per le due caserme dei piani urbanistici attuativi, quindi avevamo già un punto di partenza abbastanza evoluto. Vi ringrazio. Ci è sembrato utile raccontare e presentare Bologna, cioè tutte le operazioni, intanto perché appunto è, non dico una manovra urbanistica, ma sicuramente parte di una manovra urbanistica più importante, ma anche per un po' dare il senso dell'attività che svolgiamo. Cioè la nostra attività è quella di valorizzare, cioè di creare dei progetti fattibili, cioè appetibili per operatori di mercato, e quindi anche l'aver rimesso in discussione alcuni elementi importanti della pianificazione va in questa direzione. Cioè noi dobbiamo rendere fattibili e interessanti per soggetti, operatori di mercato chiamati a trasformare queste aree, e anche mettendo in discussione le cose. Rapidamente passo la parola al professor Tattara dello studio Dogma. Non faccio nessuna minima presentazione, visto che lo studio di degli architetti Tattara e Aureli è noto sia per le sue attività di pianificazione e di progettazione alla scala urbana, sia per la loro attività didattica, sia per la loro attività di ricerca e di proposta. E ti lascerei rapidamente la parola con una richiesta, e cioè hai circa una mezz'oretta, ma a questo punto siamo nei tempi, e di guardare il progetto del Compendio Sani sotto due punti di vista, quello del progetto complessivo e quindi del progetto urbanistico, ma anche, lo ha detto all'inizio Simone, lo ha ripetuto e l'ha chiarito bene anche Alessia, per uno un po' l'aspetto, diciamo, di maggiore interesse di quel progetto, che non è soltanto una densificazione urbanistica, ma anche, adesso lo dico male, una densificazione degli edifici esistenti, vincolati, che devono cambiare destinazione, ma che devono essere anche incrementati nelle loro superfici utili. Ti lascio subito la parola, anzi grazie mille per essere intervenuto. Grazie a voi, grazie Stefano, grazie Alessia dell'introduzione, e comincio condividendo subito il mio schermo, che spero vediate bene. Allora, io sono appunto Martino Tattara dello studio Dogma di Bruxelles, e prima di cominciare molto brevemente vorrei ricordare che si tratta di un progetto redatto da un raggruppamento composto da, oltre al nostro studio, dallo studio L'UEP Greco di Bologna, dallo studio di architettura del paesaggio Plant & Utquot e dallo studio Now for Architecture and Urbanism. Vorrei cominciare questa presentazione accennando brevemente all'inquadramento urbanistico del progetto che presenterò quest'oggi,
per poi soffermarmi su alcuni degli aspetti che riteniamo più importanti rispetto alla nostra proposta di trasformazione del comparto sani, che sono l'idea dell'impianto e del rapporto tra elementi esistenti ed elementi di nuova edificazione, il tema del progetto del paesaggio, il tema dell'accessibilità e della mobilità e il tema del recupero degli edifici esistenti e della loro trasformazione rispetto a funzioni legate all'abitare e al lavorare e oggi. Il comparto Sani, che come ricordava l'architetto Caprera precedentemente, era un'area militare, ma più nello specifico un'area produttiva, nel senso che appunto era la fabbrica dove si preparavano le derrate alimentari dell'esercito italiano, si trova nella parte settentrionale della città di Bologna, non lontano dalla stazione centrale, in una posizione incastonata tra il quartiere della Bolognina, a sinistra di questa immagine, e il quartiere fieristico, nella parte destra di questa planimetria. E così come per queste due parti, distinte della, geografia bolognese, abbiamo fin da subito, ritenuto che anche la caserma Sani avesse la forza di proporsi come parte di città, ovvero che il comparto sia caratterizzato da una condizione spaziale caratterizzata da un tessuto aperto, poroso, dalla disposizione libera di volumi ed edifici disposti liberamente nello spazio aperto, che tra l'altro nel corso degli anni, negli ultimi decenni, si è trasformato in un vero e proprio parco caratterizzato da alberature imponenti e ampie superfici verdi a prato, e che oggi rappresentano una risorsa, tra l'altro, importante per la biodiversità di Bologna. E si è ritenuto fin da subito che questo tessuto, questo principio insediativo, dovesse essere valorizzato invece che essere cancellato e venire così a far parte, come le altre due parti della città appena citate, e venire a far parte della geografia urbana e della città bolognese. In continuità con quanto appena accennato, gli edifici presenti all'interno del comparto sono tutti conservanti e riqualificati, con alcune eccezioni che sono rappresentate in giallo in questo schema sonometrico e che riguardano la demolizione di un paio di edifici sul lato destro, privi di qualsiasi valore, e la demolizione di alcuni tratti del muro di cinta per consentire ovviamente in futuro l'accesso al comparto, che oggi invece è completamente impermeabile alla città circostante, e per garantire nella parte meridionale una continuità spaziale con con un giardino esistente. Partendo dalla condizione spaziale attuale, dall'ambizione di rafforzare l'impianto della caserma, il nostro progetto tenta di attribuire una definizione formale precisa all'intero comparto attraverso quattro grandi giardini che chiaramente sfruttano e mettono a tema le superfici verdi esistenti e che insieme al parco di Via Parri, che è appunto la zona bianca nella parte bassa di questo schema, rappresenteranno una importante superficie verde a servizio dell'intera città. E attraverso due percorsi ciclopedonali che hanno la forza di segnare il comparto secondo due direttrici principali, la direttrice nord-sud e la direttrice est-ovest. Attorno a questi segni, appunto, i percorsi e i quattro giardini si sono distribuiti tutti i volumi di progetto attraverso il recupero degli edifici esistenti all'interno del comparto, che sono i volumi evidenziati con il colore rosso in questo schema sonometrico, e attraverso l'aggiunta di una serie di edifici, di nuove edificazioni che completano, riflettono, aggiustano la situazione attuale senza tuttavia stravolgerla, e il cui posizionamento, tra l'altro, ricalca il sedime di edifici che nel corso degli anni, nel corso dei secoli scorsi, sono stati demoliti, ma di cui in alcuni casi rimane traccia nei plinthi di fondazione che ancora oggi affiorano in diverse parti del comparto, accogliendo in questo senso una delle sollecitazioni della locale sovrintendenza con cui si è discusso nel corso dell'itere progettuale alcune delle scelte urbanistiche svolte. Il che ha portato alla definizione di un impianto in cui gli edifici di nuova edificazione tentano di appunto riordinare, densificare la condizione attuale senza tuttavia stravolgerla. Per quanto riguarda il programma funzionale degli edifici, le funzioni future che saranno
presenti nel comparto sono state organizzate e distribuite secondo due scenari alternativi tra loro, il che significa che per alcuni edifici vi è la possibilità di prevedere, con ovviamente alcune limitazioni, una certa flessibilità funzionale, posticipando il momento della scelta definitiva rispetto ad alcune funzioni alla fase progettuale successiva, ovvero a quella del permesso di costruire. Oltre alle funzioni residenziali, commerciali, direzionali, che si ricordavano prima, il primo dei due scenari, che è quello che faccio vedere con questa immagine, si ricaratterizza per la presenza della funzione sociosanitaria, distribuita all'interno di alcuni edifici marcati con il colore arancione, per lo più collocati lungo l'asse di attraversamento est-ovest, tra via Ferrarese e via Stalingrado, rispettivamente a sinistra e a destra di questo schema, mentre con il colore rosso sono indicate le funzioni residenziali, dove il colore rosso scuro, il violaceo, indica gli edifici destinati ad edilizia residenziale e sociale. Il colore azzurro invece indica la funzione commerciale e direzionale, che è chiaramente minoritaria all'interno del comparto. Il secondo scenario alternativo al primo si caratterizza per un aumento evidente della quota residenziale. Gli edifici che nel primo scenario erano adibiti a funzione sociosanitaria hanno qui invece funzione abitativa residenziale, e il conseguentemente aumento della quota di edilizia sociale, in quanto questa è una percentuale del totale della quota di edilizia residenziale. E come potete vedere da questo schema, oltre ad aver predisposto due scenari alternativi, il tema della flessibilità è stato anche declinato alla scala di alcuni singoli edifici, in modo specifico quelli caratterizzati da un pattern rigato, per cui vi sarà la possibilità, ad esempio per l'edificio 6, collocato al centro del comparto, di avere o funzione direzionale o funzione commerciale, o per l'edificio 27, nella parte alta del comparto, che avrà possibilità di avere sia funzione direzionale o funzione ricettiva. Da questo fotopiano potete vedere lo schema planimetrico finale con gli edifici di nuova edificazione, con i tetti, in questo caso, colorati di colore grigio chiaro, inseriti in adiacenza agli edifici esistenti con le coperture invece di colore rosso. Come accennato precedentemente, uno degli aspetti principali del nostro progetto riguarda il tema dello spazio aperto, declinato nei termini del progetto delle aree verdi, e quindi propriamente il tema del progetto dell'architettura del paesaggio, ma anche nei termini del progetto delle aree pubbliche pavimentate, su cui farò qualche brevissimo accenno successivamente. Sebbene il tema del progetto del paesaggio sia strettamente legato alla presenza dei quattro grandi giardini di cui si diceva prima, prima di approfondire il carattere di ciascuno di queste aree, vorrei sottolineare come tutte le valutazioni progettuali sono state accompagnate da un'attenta analisi preliminare delle condizioni delle alberature esistenti, con la determinazione di quelle che saranno da abbattere, quelle che dovranno essere conservate e quindi integrate nella nostra proposta, con l'obiettivo di raggiungere tuttavia un bilancio arboreo positivo attraverso l'aggiunta di numerose alberature di diverse dimensioni e ricorrendo a specie arboree autoctone e resistenti. Nel trattare il tema del paesaggio vorrei poi inoltre sottolineare, lo diceva anche l'architetto Caprera precedentemente, come la nostra proposta preveda quasi 40.000 metri quadri di verde pubblico, che si traduce in una quantità di superfici permeabili di quasi 60.000 metri quadri, dato che si ottiene ovviamente dalla somma delle aree verdi e con le superfici che saranno pavimentate ricorrendo a materiali permeabili e semipermeabili, come ad esempio per i percorsi e per gli spazi aperti e non caratterizzati da superfici a prato. Per quanto riguarda i quattro giardini, vorrei brevemente illustrarveli, cominciando dal giardino posto a nord-ovest, un'ampia area verde circondata da una fitta vegetazione arborea e caratterizzata dalla presenza di un padiglione che verrà ceduto al comune per usi pubblici e per il quale abbiamo suggerito la possibilità di inserire una scuola. Il giardino a sud-ovest, in questo caso un giardino pertinenziale degli edifici residenziali che lo circondano,
ma tuttavia una superficie fondiaria privata con servitù pubblica di passaggio, che da un punto di vista dell'architettura del paesaggio si caratterizza per una densa vegetazione fatta di cespugli e piante perenni, e su cui affaccia un ex silo presente all'interno del comparto che, unitamente al padiglione di cui si diceva prima, sarà ceduto al Comune di Bologna anch'esso per usi pubblici. Il giardino nel quadrante sud-ovest è immaginato come un ampio parco con una vegetazione caratterizzata da grandi alberi preesistenti, mentre il giardino a nord-est, sul lato diciamo destro degli schemi che facevo vedere precedentemente, quindi più adiacente a via Stalingrado perché è familiare con la geografia di Bologna, che invece è immaginato come un grande spazio aperto multifunzionale definito da alberature e aree attrezzate specialmente lungo i bordi, utilizzabile nei momenti di pausa dagli abitanti o dagli lavoratori degli edifici e delle funzioni direzionali adesso adiacenti. Un altro tema importante è ovviamente quello dell'accessibilità e della mobilità, e innanzitutto vorrei ricordare come l'area della ex caserma Sani è pensata come un grande quartiere pedonale ciclabile, pienamente tuttavia accessibile in auto in ogni sua parte, ma all'interno del quale la presenza dell'automobile è limitata e messa in un secondo piano rispetto a sistemi di mobilità dolce. I percorsi principali di attraversamento sono rappresentati innanzitutto dai due assi ciclopedonali di cui si diceva prima, che suddividono il comparto in quattro parti, ciascuna accessibile indipendentemente dall'esterno. A questi due percorsi principali si aggiunge un network denso di percorsi pedonali fatto di marciapiedi, percorsi secondari di attraversamento. Mentre per quanto riguarda le biciclette sono previste due piste ciclabili principali che si sviluppano lungo i percorsi di attraversamento e che, oltre a consentire lo spostamento all'interno del comparto, mettono in comunicazione il comparto stesso con le piste ciclabili esistenti all'esterno del comparto. Mentre chiaramente al di fuori dei percorsi ciclabili le biciclette potranno muoversi in ogni parte del comparto utilizzando le strade carrabili di penetrazione interna che verranno realizzate. E le automobili potranno accedere al comparto mediante 5 varchi di accesso indicati con queste con le frecce di colore rosso, che consentono appunto l'accesso e l'uscita da ciascuna delle quattro parti mediante un circuito indipendente di circolazione carrabile, caratterizzato per una prima parte da una superficie in asfalto, mentre per le parti di penetrazione più interna da una pavimentazione in blocchetti lapidui, a rimarcare il carattere più lento e urbano delle strade presenti all'interno del comparto stesso. Il tema dei parcheggi è stato fin dal momento del concorso mirato o affrontato nel tentativo di ridurre il numero di parcheggi interrati, quindi i parcheggi pubblici sono tutti in superficie, collocati soprattutto in tre grandi aree parcheggio poste in prossimità dei varchi di accesso, mentre per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali si è invece proposta la soluzione dei parcheggi interrato, posizionata al di sotto del sedime degli edifici di nuova edificazione, e di un parcheggio in struttura metallica invece nel quadrante nord-orientale del comparto, che poi in futuro potrebbe eventualmente essere smantellato o riciclato e riutilizzato ad altra funzione. Come accennato precedentemente, il tema del progetto dello spazio aperto è stato declinato anche nel tentativo di curare con quanta più cura possibile, precisione possibile, il progetto delle superfici pavimentate, facendo ricorso ad una serie di materiali e combinazioni di materiali che consentissero di ridurre quanto più possibile superfici impermeabili, facendo ricorso ad una palette di materiali sostenibili, durevoli, di pregio, per tutte le superfici pedonali, carrabili e ciclabili, mentre da un punto di vista prettamente architettonico, di disegno dello spazio aperto, nonostante il ricorso a materiali differenti, si è tentato di evidenziare il carattere unitario del progetto dello spazio aperto, facendo ricorso a un modulo comune per tutte le pavimentazioni, una sorta di misura che ricorre e costituisce una sorta di basso continuo rilevabile in tutte le parti del progetto.
Il percorso pedonale est-ovest si articola in sezione attraverso, diciamo, la disposizione di una serie di fasce parallele tra loro che diventano un giardino lineare, che è la parte verde a sinistra, un percorso pedonale al centro di colore rosso, una pista ciclabile di colore grigio sulla destra, un dettaglio dei materiali appena menzionati, un dettaglio dei percorsi secondari, in questo caso il percorso intorno a un giardino, e si è già accennato alla differenziazione delle strade interne in parti distinte, una prima parte con carreggiata tipicamente in asfalto, mentre parti di penetrazione, in questo caso girato l'angolo e con pavimentazione in blocchetti lapidei. Un dettaglio della pavimentazione permeabile dei parcheggi pubblici e qui invece un ulteriore dettaglio della pavimentazione del, dei campetti giochi, del playground posto lungo il bordo meridionale del comparto. Per quanto riguarda la trasformazione degli edifici esistenti e il loro adeguamento a soluzioni tipologiche in linea con le esigenze del lavorare e dell'abitare di oggi, il nostro piano urbanistico si compone anche di alcune schede tipologiche che indicano e individuano per ciascun edificio delle possibili strategie, delle linee guida, dei principi che poi potranno essere interpretate dai vari soggetti attuatori che parteciperanno alla realizzazione e alla trasformazione della caserma e che sono state sviluppate tenendo conto del vincolo in essere della sovrintendenza, come veniva ricordato precedentemente tutti gli edifici sono vincolati, e ovviamente tenendo conto delle possibilità e delle limitazioni strutturali di ciascun edificio. Gli edifici esistenti appartengono a un numero di tipi, un numero limitato di tipi edilizi, tra cui edifici in linea, palazzina, capannoni, e da alcuni elementi eccezionali come due grandi silo e un grande edificio, che veniva ricordato precedentemente, detto frigorifero, originariamente utilizzato per la conservazione delle derrate alimentari. Per ciascuno di questi tipi ci sono avanzate delle soluzioni tipologiche capaci di interpretare il carattere collettivo della città e portare questo carattere collettivo anche all'interno della dimensione, diciamo, più propriamente domestica dell'alloggio. Il nostro tentativo in questo senso è stato di tentare di offrire tipologie in grado di supportare forme di abitare in linea con le trasformazioni recenti, quali ad esempio la giustapposizione tra spazio del lavoro e spazio dell'abitare, un tema molto pressante durante questi ultimi mesi pandemia, ma anche tipologie in grado di innescare nuove forme di micro welfare tra gli abitanti che potrebbero essere facilitate proprio dallo spirito produttivo delle tipologie che abbiamo sviluppato. A modo di esempio vorrei presentare alcuni di questi interventi, di queste schede. Il primo edificio che vorrei approfondire nel corso di questa presentazione riguarda l'edificio numero 17, posizionato lungo il confine settentrionale del comparto. Un edificio con struttura in cemento armato, adibito allo stoccaggio di prodotti agricoli, costruito negli anni 30 del XX secolo, alto all'incirca 25 metri e composto strutturalmente, tipologicamente, da due parti contigue, chiaramente identificabili. La parte sinistra è adibita propriamente allo stoccaggio e caratterizzata da le celle del silo vere e proprie, e la parte destra invece che ospita, quella caratterizzata da queste finestre, che invece ospita il corpo scale utilizzabile per aggiungere la copertura da cui le celle venivano riempite e alcuni vani tecnici posizionati nella parte, nell'estremità destra dell'edificio che vedete in questa immagine. Il nostro intervento prevede la trasformazione del silos in un edificio residenziale attraverso il recupero del corpo di destra, l'inserimento nella parte a sinistra di quattro solette orizzontali, che sono quelle che vedete, tutti gli interventi di nuova edificazione sono marcati in rosso, e ovviamente l'apertura sulle facciate nord e sud di una serie di finestre per illuminare gli alloggi che verranno ricavati all'interno della parte di sinistra. Tipologicamente nella parte più difficile, nella parte di sinistra, si sono inserite unità residenziali di tipo duplex, nel tentativo da un lato di limitare gli spazi di circolazione orizzontale per l'accesso agli alloggi, ma anche per concentrare nella parte più buia della sezione dell'edificio tutti i servizi della casa. Questo è un dettaglio del piano tipo,
dove vedete il corpo di destra caratterizzato da, diciamo, tipologie, da tipi, da appartamenti di carattere più standard, mentre la parte sinistra caratterizzata da 6 unità duplex, a cui in questo caso si accede dal piano superiore. Lo spazio al piano terra invece è uno spazio molto ampio, con un'altezza notevole del solaio, caratterizzato dalla presenza di tramogge di forma piramidale capovolta, posizionate ovviamente sul solaio di copertura. E questo piano è immaginato come uno spazio condiviso, flessibile, utilizzabile in modo diversi dagli abitanti delle unità abitative poste ai piani superiori come spazio per il lavoro, come spazio per ospitare altri servizi collettivi, quali lavanderie, sale giochi o semplicemente spazi dei magazzini. Un dettaglio degli schemi tipologici è un'immagine dell'edificio esterno con le nuove aperture che, come richiesto dalla sovrintendenza, sono state immaginate a sottolineare il carattere, diciamo, verticale originario della struttura. Un altro elemento eccezionale all'interno del comparto è rappresentato dall'edificio che vedete marcato in rosso in questo schema, ovvero l'ex frigorifero, posizionato appena a sud dell'edificio appena presentato. L'ex frigorifero era originariamente utilizzato per il congelamento e la conservazione della carne, poi destinata all'inscatolamento. E chiaramente, unitamente al silos, è uno degli edifici con destinazione d'uso originaria più spiccatamente industriale dell'intero comparto. Si tratta di un edificio degli anni 20 del secolo scorso, anche in questo caso caratterizzato da due parti: il volume qui di destra più basso, che corrisponde che ospitava la sala con i motori del frigorifero, e la parte vera e propria delle celle frigorifere, contenute invece all'interno di un grande volume privo di qui aperture, che è il volume che intravedete attraverso gli alberi in questa immagine. Strutturalmente l'edificio presenta un'ossatura interna in cemento armato, con pilastri e orizzontamenti costituiti da solette nervate in calcestruzzo, mentre le pareti laterali che vedete in questa immagine sono caratterizzate da murature in mattoni. Guardando questa pianta si evince immediatamente come siano notevoli gli spessori delle pareti dovuti al sistema di isolamento termico composti originariamente da elementi in sughero, poi integrati e sostituiti con elementi di carattere più sintetico. E anche in questo caso, come per il silo, la difficoltà maggiore è stata quella di riuscire a proporre alloggi all'interno di un edificio sostanzialmente privo di qualsiasi apertura, problema che è stato diciamo, affrontato e risolto organizzando gli alloggi su due parti: una parte che gravita centrale, che gravita intorno a dei cavelli interni a tutta altezza, potenzialmente legata più alla sfera del lavoro e della produzione, e una parte esterna invece più legata all'abitare tradizionale posizionate lungo le facciate esterne. E anche in questo caso gli schemi tipologici proposti prevedono la concentrazione dei servizi in una parte ben precisa, ben determinata dell'alloggio e il posizionamento, in questo caso, come dicevo precedentemente, delle camere lungo la facciata esterna. Il prospetto oggi completamente cieco, quello che facevo vedere nell'immagine in apertura della presentazione di questo edificio, viene forato con delle grandi aperture strombate, sorrette e definite da elementi prefabbricati in calcestruzzo, a evidenziare lo spessore originario della parete e originale in muratura. Il secondo silo presente all'interno del comparto, probabilmente precedente al primo, è costruito nel secondo decennio del secolo scorso, comunemente indicato a Bologna come silo Smuggia dal nome del suo celebre progettista. Costituisce un edificio che verrà ceduto al comune per usi pubblici. Anche in questo caso si tratta di un fabbricato composto da due porzioni contigue, chiaramente identificabili: un corpo scala in muratura nella parte destra, in stato di conservazione oggi molto precaria,
e una seconda porzione del fabbricato costituita dal silo vero e proprio in stato di discreta conservazione, con l'eccezione di un ampio squarcio che vedete chiaramente nell'immagine, prodotto da un ordigno bellico la cui deflagrazione ha parzialmente distrutto le quattro pareti della cella colpita e la sua copertura. In questo caso si suggerisce la trasformazione del silo in un edificio pubblico multifunzionale attraverso il recupero del piano terra da destinare alternativamente a spazio laboratorio o biblioteca, e il recupero del piano attico invece da destinare a spazio eventi o per esposizioni. Una tipologia diversa di interventi riguarda il recupero dei due padiglioni esistenti presenti al centro del comparto, destinati, se ricordate, gli schemi funzionali precedenti a funzione commerciale o direzionale, attraverso il recupero di edifici oggi in pessimo stato conservativo, attraverso la ricostruzione della copertura crollata della campata centrale, che diventerà uno spazio semipubblico commerciale o per il lavoro, e il recupero delle due campate laterali su cui verranno aperte delle nuove finestre che potete vedere dal disegno del prospetto nella parte bassa di questa diapositiva, dove saranno collocati spazi o per uso direzionali o per piccoli atelier o per piccoli negozi di quartiere. Un altro intervento significativo anche rispetto ai temi affrontati precedentemente riguarda l'edificio lineare che vedete evidenziato in rosso, che con i suoi 100 metri di lunghezza è oggi l'edificio più lungo presente all'interno del comparto. Anche in questo caso si tratta di un edificio dell'inizio del secolo scorso, caratterizzato da una buona qualità architettonica all'esterno, con una muratura facciavista di un certo pregio, caratterizzata da finestre accoppiate, e carattere che contrasta, diciamo, con invece il carattere più ripetitivo invece degli spazi interni. Lo stato di conservazione in questo caso è sostanzialmente buono, e data la sua configurazione tipologica, l'edificio è immaginato come un edificio che potrebbe ospitare residenze temporanee per studenti, per ricercatori o per giovani professionisti, con servizi collettivi al piano terra e anche posti anche in continuità con il giardino pubblico di fronte, e due piani di alloggi e posizionati ai piani superiori. E in linea con la struttura e l'organizzazione tipologica esistente si sono inserite in questo caso unità abitative di piccole dimensioni per singoli o per coppie, che si sviluppano su due piani, con uno spazio giorno al piano inferiore e un piccolo spazio per il letto posizionato nel soppalco, che può essere ricavato data l'altezza notevole dei soffitti. Qui vedete gli schemi assonometrici che rivelano appunto lo spazio soppalcato per il letto, al di sotto del quale sono posti i servizi dell'unità residenziale, quali bagno, guardaroba, una piccola cucina, e poi di fronte a questi lo spazio a doppia altezza della camera che affaccia direttamente verso l'esterno. Il progetto prevede poi la trasformazione di un piccolo edificio, un piccolo padiglione di un piano di circa 100 metri quadri, posto in prossimità del varco principale di accesso al comparto, in centro civico, a servizio del quartiere e delle associazioni locali, e che costituirà una delle dotazioni territoriali del comparto. In questo caso il nostro intervento, che si è tra l'altro sviluppato fino alla scala, diciamo, di progetto definitivo, prevede la demolizione e la ricostruzione delle partizioni interne al fine di ottenere una piccola sala centrale per appunto riunioni ed eventi, e la costruzione di servizi igienici e di una piccola cucina, ma anche l'aggiunta di alcuni elementi architettonici, tra cui spicca la proposta di aggiungere una pensilina in acciaio che vedete nella parte destra della sezione, il cui profilo raddoppia il volume dell'edificio della guardiania come se fosse il gemello di quest'ultimo. E la pensilina realizzata in acciaio ha dimensioni che ricalcano quelle della ex guardiania,
e costituiscono non solo un portico antistante il centro civico, ma una estensione di questo spazio utilizzabile, ad esempio, nella bella stagione come vero e proprio spazio multiuso complementare e alternativo alla sala esterna. E per concludere vorrei presentare una proposta di trasformazione dell'edificio numero 1, un ex magazzino posizionato al centro del giardino pubblico, prossimo a Via e Ferrarese, quindi al quartiere della Bolognina, che verrà ceduto al Comune di Bologna per usi pubblici, ma per il quale si è studiata nel corso dell'iter progettuale la possibilità di trasformarlo in un edificio scolastico, con annessa palestra ospitata in un volume di nuova edificazione posto in adiacenza e continuità con l'edificio esistente, che è il volume che vedete nella parte sinistra di questi schemi planimetrici o nella sinistra di questa immagine. E, tra l'altro, un edificio che si presta bene a essere utilizzato anche per usi temporanei fino a quando la realizzazione della scuola o di un altro uso pubblico potrà essere completata. Anche in questo caso si è studiato con attenzione il rapporto tra il nuovo, il volume della palestra, appunto a sinistra, e il volume esistente del padiglione, utilizzando in questo caso la stessa cadenza, lo stesso ritmo di elementi architettonici per la parte di nuova edificazione e rispetto alla parte esistente. Tuttavia, sottolineando, come appare chiaro da questa immagine, la differenza tra le due parti o la differenziazione tra le due parti mediante l'inserimento di un corpo di collegamento la cui natura è completamente diversa da quella dell'edificio esistente. E con questa immagine concludo, ribadendo come il nostro progetto ambisca a far diventare il comparto Sani innanzitutto un polmone verde della città, oltre ad offrire un ambiente abitabile di alta qualità, alla scala urbana attraverso, come si diceva, le limitazioni dell'uso dell'auto, l'offerta di ampie zone pedonali, ponendo attenzione e qualità al progetto del suolo, offrendo grandi spazi verdi, e alla scala dell'alloggio attraverso innanzitutto misure volte all'accessibilità economica. Come veniva ricordato, il progetto prevede una quota del 20% di edilizia e residenziale sociale, tentando di superare la compartimentazione funzionale tipica tra spazi dell'abitare e spazi del lavoro, tentando di fare tutto ciò risaldando un legame significativo con la storia di questo luogo. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie molte, Martino, della descrizione del progetto, che ho sentito più volte e che però ogni volta dà conto ad aggiunge dettagli comunque interessanti. E non ci sono domande, per cui non tiro sicuramente le conclusioni, ma due considerazioni le farei. La prima, crediamo di aver rispettato l'impegno preso lo scorso anno di dare conto dell'avanzamento dei nostri progetti, lo faremo ovviamente anche in futuro, come del resto la natura istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti richiede. La seconda considerazione invece nasce proprio dagli interventi di Caprera e di Tattara, cioè progetti come questi di Bologna, la loro complessità, la richiesta di competenze specialistiche molto avanzate, ma soprattutto di molto tempo. Certo, mi domando che se non lo facessimo noi di Cassa Depositi e Prestiti, quale altro soggetto privato potrebbe affrontare, insomma, senza la nostra forza finanziaria e anche operativa, complessità di questo tipo. E con questo ringrazio ancora le persone che ci hanno seguito, un numero visto abbastanza ragguardevole da casa, e soprattutto i relatori, nell'ordine Francesca Zinstein, grazie ancora, Alessia Caprera, Donato Piscuoglio, Martino Tattara e Simone Di Gennaro. Grazie.